Ciao Marco. Bene, io direi che possiamo iniziare. Allora, vi ringrazio per aver accolto il nostro invito, come sia gruppo del Partito Democratico Lombardo che come Partito Democratico della Lombardia. Oggi vuole essere un'occasione di confronto molto operativa, quindi un seminario operativo. Sono la caratteristica un po' che abbiamo dato degli incontri che stiamo facendo qui al Pirellone per gli amministratori locali, quindi un tema delicato, importante come quello del piano per l'edilizia scolastica che rientra bene nel progetto Buona Scuola che è stato presentato proprio ieri in Consiglio dei Ministri. Poi dopo passerò subito la parola a Fabio Pizzul, il nostro consigliere regionale che segue poi in particolare questi e altri temi fra i tanti. Ringrazio Marco Campione e ringraziamento non è un ringraziamento solo formale perché è proprio un punto di riferimento per noi del Partito Lombardo, per gli amministratori dentro la struttura del Ministero dell'Istruzione, del MIUR. E prima seguiva questi temi per la segreteria regionale, lo ringrazio per come è un collegamento, diciamo, continuo e costante, un punto di riferimento per noi su questi temi. Ringrazio il dottor Dario Zappa, che lavora proprio a Palazzo Chigi, nella struttura di missione dedicata proprio ai temi dell'edilizia scolastica, che ha fortemente voluto il Presidente del Consiglio, che questa mattina era con noi in Lombardia, prima in provincia di Varese, Augusta Westland, e poi per un sopralluogo all'Expo. Abbiamo avuto occasione di parlare anche di questi temi dell'edilizia scolastica, come si debba ancora superare alcuni ostacoli burocratici, ma è una delle priorità del governo. Quindi oggi noi vogliamo che sia un incontro molto operativo, quindi non per parlare in generale delle politiche del governo sul tema, ma come fare a partecipare ai progetti, alla programmazione in materia di edilizia scolastica. Questo è un po' il tratto dei seminari che stiamo facendo, vorremmo che fosse così anche oggi. Quindi io la faccio molto breve. Vi ringrazio, noi vorremmo che sempre più, per la presenza, vorremmo che sempre più anche il Partito Lombardo, il gruppo, sia non solo uno strumento che lavora dentro le istituzioni, ma sia, quindi in Consiglio regionale, ma sia al servizio e sia accanto a voi amministratori locali in una fase complicata, difficile, in cui di certo non aiutano anche alcuni tagli del governo, ma proprio per questo fare squadra insieme per provare a sfruttare e valorizzare al massimo le opportunità che vengono dal governo. E oggi è un'occasione di questo genere. Quindi grazie a voi. Subito la parola a Fabio per trasformare questo pomeriggio in un'occasione veramente operativa e quindi poi spazio a voi anche per domande proprio tecniche e puntuali sui progetti, sul programma, come si partecipa, quali sono le condizioni, perché poi il lavoro nazionale si incrocia insieme anche con la programmazione regionale, i criteri che dovranno essere messi in campo anche da Regione Lombardia, che stanno chiudendo doveva essere oggi, ma mi sembra che slitti poi a settimana prossima, però poi sarà chi segue la materia a spiegarveli meglio. Quindi grazie a te Fabio per la conduzione. Sì, grazie Alessandro. Le premesse le ha già fatte lui, quindi entriamo subito in medias res per dire come fortunatamente in questi mesi si è tornati a parlare in maniera significativa di edilizia scolastica. Lo si è fatto a più livelli, lo si è fatto su iniziativa soprattutto del governo che ha rilanciato con forza la questione, con anche grossa visibilità mediatica. E si è trascinato un po' dietro poi, per fortuna dico io, anche il livello regionale. Livello regionale che negli ultimi anni, come sapete, ha visto praticamente azzerarsi le risorse per l'edilizia scolastica. Tra l'altro, con il paradosso, soprattutto nell'annualità 2013-2014, che i pochi fondi che c'erano a disposizione dell'edilizia scolastica sono stati integralmente appostati su un'altra iniziativa che ha certo a che fare con la scuola, che però ha una natura completamente diversa, che è Generazione Web, cioè quel progetto per digitalizzare la scuola. Per carità, obiettivo e sfida importante per tutti, però fino a prova contraria l'edilizia scolastica è un'emergenza che supera e ben di molto anche questa vicenda. Detto questo, però non voglio
indugiare in altri commenti. Dico semplicemente che per quanto riguarda Regione Lombardia, con il bando dello scorso autunno, che probabilmente ha visto molti dei presenti tra i partecipanti, erano stati sbloccati di fatto sui 27 milioni di euro, in parte per la ristrutturazione e in parte per le nuove costruzioni. È chiaro che una briciola o una goccia in un mare che per quanto riguarda la Lombardia prevede un fabbisogno davvero enorme, si parla di 1 o 2 miliardi di euro addirittura, se si dovesse andare a ragionare sulla la saturazione di tutte quelle che sono le necessità concrete di Regione Lombardia. Detto questo, però, è importante che qualcosa di concreto si stia muovendo. Il bando di cui prima è stato assegnato, i comuni hanno ricevuto una comunicazione ancora molto interlocutoria, perché la suddivisione reale delle risorse e la comunicazione ufficiale dell'assegnazione delle risorse deve ancora passare attraverso qualche verifica, perché c'è un problema con Finlombarda relativamente allo sblocco di un terzo abbondante delle risorse che c'erano a disposizione. E questo è anche un altro dei motivi probabilmente che sta alla base del ritardo che già Alessandro sottolineava. La delibera di giunta attraverso la quale Regione Lombardia detta i criteri e apre di fatto la possibilità di presentare le domande sul cosiddetto decreto mutui, di cui poi Campione e Zappa ci parleranno, deve essere circostanziata anche con una valutazione precisa di quelle che sono le risorse e le possibilità di Regione Lombardia. Il blocco di quella vicenda dei finanziamenti precedenti sta facendo slittare un pochettino la questione. Doveva essere oggi, avevano annunciato che sarebbe stata lunedì, abbiamo visto l'ordine del giorno preventivo di lunedì, non è ancora presente questa delibera. Ci auguriamo che possa esserci, come talvolta accade, un ordine del giorno integrativo per vederla venire alla luce lunedì, però penso che al massimo entro fine prossima settimana questo possa avvenire. Detto questo, io mi fermo e cedo la parola a Marco Campione, che ci darà un inquadramento generale di quella che è la politica messa in campo dal governo su questa vicenda dell'edilizia scolastica, che sta naturalmente molto a cuore agli enti locali, ma soprattutto a tutti i cittadini. Grazie, grazie a voi per l'invito. Vabbè, che vengo sempre molto volentieri in Lombardia, come si può immaginare. Grazie ad Alessandro per le belle parole con cui mi ha introdotto prima, e ovviamente Fabio per il suo lavoro, che è preziosissimo. Devo dire che per fortuna questo scambio è biunivoco, non è solo in una direzione, ma col gruppo regionale è fondamentale collaborare, altrimenti le istituzioni non funzionano se non dialogano tra di loro. Mi scuso per il ritardo, colpa mia, ero convinto che fosse alle 2:30, molto banalmente, proprio l'avevo memorizzato così nel mio cervello. Diciamo, io direi che vi potrei parlare di un paio di provvedimenti, lasciando poi a Dario un riferimento più puntuale su i singoli specifici interventi, e poi insieme magari vediamo se ci sono delle domande e diamo un carattere il più possibile pratico e concreto alla riunione. Io cercherò di essere brevissimo proprio per un inquadramento generale. Il DDL che è stato approvato ieri in Consiglio dei Ministri e che adesso andrà in Parlamento, auspichiamo per una rapida approvazione, contiene una serie di misure sull'edilizia scolastica. A prescindere dalle misure in edilizia scolastica che sono presenti nel DDL, vi è poi tutta la partita che riguarda i mutui BEI, a cui dedicherò uno spazio subito dopo. Per quanto riguarda il DDL, va in continuità con le scelte e le priorità che il governo si è dato, ovvero di un investimento massiccio in edilizia scolastica. Non a caso il Presidente del Consiglio nel suo discorso di insediamento ha subito lanciato questo tema come prioritario, ha chiesto ai sindaci di mandare, ha fatto di fatto un censimento rispetto a quelle che sono le esigenze prioritarie di ogni singolo comune,
Abbiamo ricevuto lettere per circa, che le cui richieste ammontavano a circa 4 miliardi e 300 milioni, vado a memoria, e che è solo una parte, ovviamente non minima, però insomma è comunque solo una, non è, insomma, dell'intero fabbisogno si stima intorno ai 12 miliardi, alcuni lo stimano, quindi. Sicuramente però questi interventi per 4 miliardi sono interventi assolutamente prioritari. Abbiamo già fatto investimenti non solo su quelle lettere, ovviamente, perché per esempio abbiamo fatto interventi anche sulle province che non erano oggetto di quelle richieste, perché come sapete meglio di me le province gestiscono tutta la formazione di secondo grado, quindi l'istruzione di secondo grado, quindi ovviamente non poteva essere tagliata fuori. Abbiamo fatto interventi per alcune centinaia di milioni, cioè più di un miliardo di euro già quest'anno, ci sono gli interventi degli anni scorsi e altri 940 milioni saranno oggetto dell'intervento dei mutui BEI di cui parliamo dopo. Con il DDL in più rastrelliamo risorse, soprattutto risorse non spese che rischiavamo di perdere, oppure risorse che non riuscivamo a spendere come quelle dell'INEL di cui parlerò un attimo. Quindi la fatica quotidiana, l'impegno quotidiano è quello di cercare il più possibile queste risorse e trovare le metodologie più innovative da un lato e anche le modalità di superamento di alcuni blocchi anche burocratici, perché i motivi per cui non riusciamo a spendere queste risorse, non siamo riusciti a spendere le risorse in questi anni, è stato probabilmente in parte per una scarsa volontà politica, probabilmente non c'era la necessaria intenzione, ma bisogna anche riconoscere per onestà intellettuale che dipende anche da alcune difficoltà oggettive che bisogna cercare di rimuovere. Cosa prevede il DDL? Il DDL ha una norma che riguarda il cosiddetto school bonus, che comunque ha un focus particolare sugli investimenti anche per la, leggo virgolettato, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità, quindi che non riguarda quest'ultimo punto, l'edilizia. Quindi chi investe, privati che investono in edilizia, avranno detrazioni fiscali e questo dovrebbe stimolare, ci auspichiamo, che anche dal privato arrivino finalmente risorse nell'edilizia scolastica. Poi c'è un ricco capitolo dedicato invece alle risorse che mette il governo, che è composto di tre articoli, di cui, diciamo, se non cambia l'articolato per le osservazioni del MEF, perché come sapete ieri il provvedimento è stato approvato salvo intese, quindi avremo lunedì il testo definitivo dopo questo supplemento di indagine che il MEF ha richiesto, diciamo così. Tre articoli, le scuole innovative, articolo 18, tutte le misure sulla sicurezza e la valorizzazione degli edifici, articolo 19, e un articolo 20, indagini diagnostiche sugli edifici scolastici. L'articolo 20, parto dalla fine, l'articolo 20 prevede lo stanziamento di risorse per 40 milioni per il 2015 per andare a verificare lo stato degli edifici, cioè avere un quadro in particolare per quanto riguarda i controsoffitti, che sono, come sapete meglio di me, una delle cause principali, anche tra l'altro perché sono arrivate alle cronache, diciamo purtroppo, di piccoli cedimenti, piccoli o grandi, che causano per ora per fortuna solo allarme, ma potenzialmente potrebbero causare anche danni ben più gravi. Quindi andiamo a fare una verifica di qual è lo stato, aggiornando così l'anagrafe dell'edilizia e avendo un quadro complessivo, diciamo, di riferimento fondamentale per poi programmare gli interventi, perché come vi ho detto prima gli interventi da fare sono tantissimi e serve un'attenzione, purtroppo le risorse sono limitate, quindi bisogna decidere dove concentrare le risorse prioritariamente. Questo quindi la parte sulla diagnostica. Articolo invece 18, sulle scuole innovative stanziamo 300 milioni di euro di risorse dell'INAIL, che facevamo, appunto avevamo difficoltà a spendere anche perché
il meccanismo con cui l'INAIL metteva a disposizione queste risorse prevedeva l'esborso di canoni sostanzialmente da parte dei comuni eventualmente interessati. Bene, abbiamo deciso, visto che abbiamo un po' di risorse sulla scuola, i canoni li paghiamo noi, li paga lo Stato e utilizziamo questi soldi per appunto queste scuole innovative, quindi scuole nuove, caratterizzate da un'attenzione particolare e all'innovazione della didattica, quindi, perché immaginiamo che fare la buona scuola si debba fare in scuole costruite in maniera diversa da come le costruivamo nell'Ottocento e nel Novecento, perché è fondamentale una gestione degli spazi diversa da quella che hanno le nostre scuole, quindi è innovativa dal punto di vista, diciamo, dell'uso degli spazi e innovativa dal punto di vista dell'uso dei materiali. Su questo ci sarà un concorso, ne parlerà meglio Dario, perché comunque l'unità di missione, la struttura di missione avrà un ruolo particolare nella guida di questo processo. Comunque sia, sono 300 milioni freschi su scuole nuove che insomma, di cui siamo molto contenti di poter finalmente arrivare a, che possiamo finalmente riuscire a spendere. E poi c'è il cuore dell'articolato sull'edilizia, che è l'articolo 19, ci sono una dozzina di commi, non scendo nel dettaglio di ogni singolo provvedimento, ripeto, sono soprattutto finalizzati a raccogliere risorse per poterle spendere facendo scorrere diverse graduatorie e alimentando questo fondo per l'edilizia scolastica, dove indirizzeremo gli interventi. In particolare dico solo due cose che riguardano il ruolo del Ministero. Noi siamo arrivati al Ministero e c'erano, adesso i numeri precisi non rischierei di sbagliare, però l'ordine di grandezza è quello, una dozzina di linee di credito per una decina di linee di finanziamento per una decina di tipologie di fondo diverso e di intervento diverso. Questa cosa crea il caos, è questo che crea, è uno di quegli ostacoli burocratici, se vogliamo, ma questi creati da noi purtroppo, da noi che amministriamo, non consente la programmazione. Questa distribuzione così frastagliata delle risorse non consente la programmazione. Invece, come dicevo prima, a fronte di un'esiguità di risorse, la programmazione è fondamentale. Quindi, il più possibile, fondo unico per l'edilizia. Tutte le risorse che si riescono a raccogliere devono andare lì. Abbiamo finalmente l'anagrafe, questo è il secondo punto, abbiamo l'anagrafe dell'edilizia scolastica che ci consente, al netto di 4-5 regioni che sono un po' in ritardo, ma auspichiamo che entro il prossimo semestre riescano a recuperare, la Lombardia sì, non tra l'altro magari quello. C'è anche qualcuno di loro che è al semaforo non corretto, a livello di segnalazioni comunali magari. Sì, perché comunque è vero che le anagrafi comunque sono costruite dal basso evidentemente, perché sono i comuni e le province per quanto riguarda, però devo dire che secondo me insomma dai, i lombardi sono bravi. Abbiamo finalmente l'anagrafe e l'anagrafe deve diventare uno strumento programmatorio fondamentale, così come l'osservatorio per l'edilizia che finalmente abbiamo riconvocato dopo 17-18 anni e dentro il quale abbiamo messo la struttura di missione, cosa che non era prevista ovviamente dalla legge istitutiva perché non c'era l'osservatorio, non c'era l'unità di missione, la struttura di missione quando abbiamo costituito l'osservatorio, e questa regia più l'anagrafe ci consentirà, crediamo e speriamo, di spendere meglio i nostri soldi. E poi questo quindi è il disegno di legge. Azione programmatoria forte da parte del Ministero, convoglio di risorse su un unico fondo per riuscire a programmare meglio e una sinergia totale tra il Ministero e Palazzo Chigi che ci consenta anche di recuperare quelle risorse che magari altre leggi hanno allocato presso ministeri diversi e invece dobbiamo cercare il più possibile di avere un unico centro di spesa. Questo è il primo tema, il DDL. Secondo tema è, come dicevo, quello dei mutui BEI, sono 940 milioni più gli interessi di mutui della Banca Europea degli Investimenti a totale carico dello Stato, quindi non è che vi consentiamo di aprire dei mutui, vi paghiamo dei mutui, quindi è come se fosse un finanziamento, adesso la dico un po' grezza, Dario spero che non si arrabbi troppo perché non è il mio mestiere a differenza del suo, però sostanzialmente è come se fosse un finanziamento,
noi prendiamo dei soldi e li diamo ai comuni. Con che criterio? La programmazione in edilizia è una programmazione regionale e quindi abbiamo assegnato le risorse a ogni singola regione e le regioni dovranno costruire le loro singole graduatorie regionali e le faranno il più possibile, le faranno scorrere. Cioè il tema è, oggi abbiamo i soldi per finanziare, quant'è la Lombardia, 100 milioni? Qualcosa più di 100 milioni di euro per la Regione Lombardia. È chiaro che arriveranno da parte degli enti locali richieste per molto più di 100 milioni e non è che quelle lì che finanziamo, quindi i primi 100 interventi, non è che il 101esimo muore, il 101esimo resta lì perché come dicevo prima dobbiamo il più possibile utilizzare un unico criterio programmatorio e far scorrere le graduatorie. Questo dovrebbe mettere un po' di ordine, speriamo e auspichiamo. Come funzionerà? Funzionerà appunto che Regione Lombardia, speriamo presto, perché a questo punto veramente ci avevano dato garanzia assoluta, in realtà che andasse in giunta la settimana scorsa. Poi hanno detto no, non ce l'abbiamo fatta, venerdì prossimo. Ok, doveva andare in giunta oggi, non è andata in giunta nemmeno oggi, speriamo si sbrighino. A me risulta però, e qui i consiglieri regionali forse ne sanno più di me, che ci sia qualche problema legato al fatto che c'è la graduatoria del bando regionale di novembre, dicembre, che non, insomma, non è totalmente finanziato, quindi credo che vogliono usare i nostri soldi per finanziare il loro bando. Dopodiché, siccome l'obiettivo è portare soldi nei comuni, evidentemente penso che nessuno si metterà a fare il difficile su come vengono spesi questi soldi, la cosa importante è spenderli. Ciò detto, è da una giunta che si vanta di essere efficiente, non dà propriamente prova di efficienza in questo caso, ecco, mettiamola così. Comunque, speriamo che trovino all'interno della giunta la quadra, perché si mettono d'accordo sostanzialmente tra gli assessorati competenti e possa uscire il prima possibile questo bando. Il bando contiene una serie, il decreto che dà il via ai bandi regionali ha già una serie di paletti, cioè noi diamo dei criteri generali a cui loro devono ispirarsi, poi in realtà stiamo vedendo che le regioni rispetto ai criteri di assegnazione, cioè a dare più punti a questo piuttosto che a quello, essendo dei criteri comunque di buon senso, tenere conto del fatto che il Comune ha scritto a Renzi l'anno scorso, tenere conto di misure legate all'efficientamento energetico, tenere conto del fatto che magari quel Comune, penso che in Lombardia non sia tanto il caso, però che quel Comune abbia magari dei fitti passivi che deve sostenere per la scuola e quindi in quel caso sarà avvantaggiato se costruire o aggiustare la scuola gli consente di non avere più quei fitti passivi. Ci sono una serie di criteri di buon senso che abbiamo dato a livello nazionale. Non tanto su questi le regioni si stanno sbizzarrendo, di più rispetto a mettere dei vincoli buffi, secondo me, però poi magari sono giusti, non lo so, a me non piacciono, del tipo al massimo un edificio, alcune regioni hanno detto, oppure non più di X milioni di intervento. Queste cose speriamo che ci siano il meno possibile in realtà, perché io capisco l'esigenza di chi amministra la regione, che è quella di accontentare il maggior numero possibile di comuni. Però siccome la finalità principale di questa operazione è programmatoria, come dicevo prima, qualsiasi vincolo di questo tipo, che non è naturale, induce a creare una graduatoria che non rispecchia esattamente il fabbisogno reale dei comuni dove dobbiamo fare gli interventi. Perché se io comune, la mia priorità vera è un intervento che riguarda 4 edifici, però se tu mi metti il vincolo di doverne mettere uno solo, posso fare due cose: o ti metto uno stralcio del progetto che avevo in testa e te ne faccio solo uno dei 4, e vabbè, mi sono portato avanti col lavoro, però comunque sicuramente non raggiungo l'obiettivo prioritario e comunque non segnalo a me amministratore che devo cercare di reperire le risorse per poi il più possibile farla tutta quella graduatoria, come dicevo prima, non mi dici veramente il tuo fabbisogno in questo modo, mi stai dicendo solo un pezzo del tuo fabbisogno. O peggio ancora, quella lì era la mia priorità, ne ho un'altra in subordine, quella lì di 4 edifici era la più importante, ne ho un'altra in subordine di un edificio solo e allora partecipo alla gara con l'edificio unico perché corrisponde ai requisiti che mi dice la regione, ma
non sto partecipando con quella che è la mia priorità assoluta. Quindi su questo secondo me bisognerà stare un po' attenti e il più possibile spingere perché questo non avvenga. Comunque da questo punto di vista le regioni ovviamente la Costituzione gli assegna potere totale dal punto di vista programmatorio, quindi almeno per il momento. No, sull'edilizia non credo che siano non cambia niente. E quindi ci accontenteremo. Comunque sono un centinaio di milioni abbondanti che arrivano in Lombardia e quindi benissimo. Dal punto di vista concreto, e chiudo, sono stato più lungo di quanto avrei voluto, la regione fa uscire il bando, si risponde al bando, la regione ci deve mandare entro la fine di aprile, quindi voi probabilmente avrete come scadenza ovviamente un po' prima, perché la regione ci deve mandare entro la fine del mese la sua graduatoria, e noi a quel punto si parte con la procedura e l'auspicio ovviamente di come assegnare. A quel punto ci sono tutte le procedure, diciamo, credo che siano analoghe a quelle del decreto del fare, poi sì, tutte le procedure un po' più accelerate di assegnazione della gara d'appalto e si parte. Tenete presente che tra i criteri dovrebbero esserci, almeno così noi abbiamo chiesto, che lo stato di progettazione, cioè verrà favorito chi ha uno stato di progettazione più avanzato, perché chiaramente l'obiettivo è spenderli questi soldi e spenderli nel più breve tempo possibile. Questo è il quadro generale. Do la parola a Dario, poi se ci sono domande. No, gliela do io, poche storie, non scavalcare. Hai ragione, scusa. Che devo dire due cose nel frattempo. No, grazie a Marco Campione per questa illustrazione. La prima cosa è che ci sono ancora tre posti là. So che è scomoda, questa sala è stata progettata da Formigoni in persona e fa danni anche posteriori, come vedete. No, ci sono tre posti, siete in quattro, giocate bene i dadi, voglio dire. Solo i primi posti sono garantiti, gli altri sono scomodi. No, lì ce n'è un altro, quattro, quindi vi sedete anche tutti se volete. Ce n'è un altro lì, quindi dovremmo essere a posto. Una cosa, scusami, io sono ovviamente a disposizione, nel senso io, Dario, noi siamo tutti a disposizione, o direttamente alla mail, la mia è marco.campione@istruzione.it, o anche tramite i vostri parlamentari, se pensate che magari avere consiglieri parlamentari o consiglieri regionali, per avere magari un quadro, consentire a loro di avere un quadro insieme del territorio di riferimento e costruire un'interlocuzione più efficace. Siamo qui, il più possibile vi aiutiamo evidentemente. Abbastanza bravo anche a tinteggiare, quindi se vi serve qualcosa nelle scuole belle potrebbe essere. No, concretamente ora passiamo più nel dettaglio di quella che è la misura, di quelle che sono le misure, tenendo conto del fatto che poi il dottor Zappa e il dottor Campione sono qua apposta proprio per rispondere anche alle vostre domande, quindi non andremo troppo lunghi con le spiegazioni e le considerazioni per avere anche un'interlocuzione. Chi di voi ha provato a sollecitare la struttura di missione per quanto riguarda le lettere e cose del genere, probabilmente ha già parlato con Zappa, quindi, perché era lui che ha gestito in questi mesi tutta questa vicenda. Chiaramente dipende anche quanto siete stati gentili nel porre la domanda e nel mandare la lettera a Renzi, questo ça va sans dire. A parte gli scherzi, cedo la parola volentieri a Dari. Grazie. Allora, innanzitutto penso abbiate capito tutti che non sono Laura Galimberti, che si scusa per non essere presente, ma come ha già anticipato Marco, oggi il DDL è in correzione fino alle 18, le modifiche le veicola la coordinatrice, per cui non poteva esserci. Ha mandato me e spero di assolvere i miei compiti. Allora, se vi è chiaro sicuramente cos'è la Regione, cos'è il Ministero dell'Istruzione, magari vi è un po' meno noto che cos'è la struttura di missione. Allora, la struttura di missione è l'idea del Presidente del Consiglio di porre l'accento sull'edilizia scolastica impersonificata da un punto di vista organizzativo. Noi ci incardiniamo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e abbiamo funzioni di progetto. Abbiamo una data di scadenza che è il 30 aprile 2016, quindi non siamo una di quelle strutture che nascono per durare in eterno. Abbiamo un compito, lo dobbiamo portare a termine, siamo valutati su questo. Nasciamo con competenza interministeriale, per cui ci rapportiamo con Marco, ci rapportiamo con il sottosegretario all'istruzione, con tutti quelli che hanno una linea di finanziamento per l'edilizia scolastica. Questo compito, come già Marco ha anticipato, diventerà sempre più semplice per noi, perché l'obiettivo primario e fondamentale di tutte queste operazioni è quello di ricondurre ad unità la scuola come
lato offerta formativa e lato infrastruttura e chiaramente i finanziamenti ad essi collegati. Per queste ragioni c'è questa programmazione unitaria che sarà poi la base dei prossimi 2 anni di edilizia scolastica che poi vedremo meglio nel complesso, e per questa ragione nasciamo noi appunto con l'idea di creare un tavolo in cui ci sia sempre una condivisione, una struttura sempre fissa, pronta per la contrattazione. La slide che vedete alle mie spalle riassume ciò che è stato fatto, questo chiaramente su base nazionale, penso che ormai sarete diventati avvezzi ai vari nomi, quindi scuole nuove, sapete più o meno tutti che si trattano di sblocchi del patto di stabilità, scuole sicure fanno riferimento a quei finanziamenti, prima tranche, quelli listati, cantieri ultimati, 150 milioni, seconda tranche 400 milioni, in appalto 1600 cantieri e poi scuole belle, che anche se hanno avuto meno valenza al nord perché ha più prerogative legate al sud Italia. Per quanto riguarda scuole nuove, ciò che preme a me personalmente e comunità di missione è ringraziare i comuni che hanno partecipato a questa iniziativa, perché i risultati raggiunti dimostrano che le amministrazioni comunali hanno accelerato anche loro in maniera notevole rispetto alle questioni legate all'edilizia scolastica. Questi erano sblocchi dei patti, quindi risorsa già allocata presso le amministrazioni comunali, e l'utilizzo di questa risorsa, oltre che chiaramente coinvolgere noi da un punto di vista operativo e legislativo, si basava sulla capacità del comune di essere veloce, rapido e preciso nella risposta, e le amministrazioni comunali, specialmente al nord, hanno dato delle risposte più che soddisfacenti. Stimiamo circa l'84% delle risorse assegnate, spese, che potrà non sembrare una cosa eccezionale, ma vi assicuro che se si fa un rapido confronto con leggi magari di 6-7 anni fa, si vede immediatamente come le percentuali si dimezzano o giù di lì. Per quanto riguarda invece scuole sicure, il termine per l'aggiudicazione era il 28 di febbraio, sono in corso al Ministero dell'Istruzione la raccolta delle aggiudicazioni. Per chi non l'avesse ancora fatto, c'è tempo fino al 15 marzo per consegnare la documentazione, quindi attestazione della avvenuta aggiudicazione prima del 28.02, consegna entro il 15.03. Questo perché vi interessa? Vi interessa perché per Regione Lombardia ci sono circa 133 interventi in attesa di finanziamento ulteriore. Il decreto del fare, scorrimento delibera CIPE di giugno, scusate i riferimenti legislativi, ma purtroppo servono anche a dare un quadro più preciso della questione, dava il via a 500 interventi in Regione Lombardia, quindi su 1600 nazionali 500 sono in questa regione. Questo dimostra ancora una volta come le amministrazioni comunali lombarde abbiano un bacino di progetti molto importante e finalmente qualcuno sta dando risorse per cercare di svuotare questo montante di progetti. Quindi dicevo, circa 133 interventi non sono ancora finanziati. Dal 15 partono le verifiche per economie, ribassi, non aggiudicazioni nei termini, ci auguriamo chiaramente che siano poche queste perché l'obiettivo è fare gli investimenti, e tutto questo lavoro di verifica porterà a fare scorrere questi altri 133 interventi. Diciamo che sulle verifiche fatte a tavolino, su quelli che sono gli andamenti nazionali, noi puntiamo a darveli tutti questi 133 interventi. E sul valore economico, secondo che ve lo verifico, allora sono 133 interventi per ulteriori 18 milioni di euro, mentre i 502 si riferiscono a 88 milioni su 400, quindi una grossa fetta. Guardando, se possiamo far scorrere la slide, ecco, questo è quello che invece riguarda un pochino il futuro. Non sono aggiornati alle dichiarazioni del Premier di ieri in Consiglio dei Ministri, quindi abbiamo questo 90, più 90 sulla prima linea, che è quella che riguarda, come ha già anticipato Marco, i finanziamenti tramite Banca Europea di Investimenti. Due note tecniche su come sono questi finanziamenti. Allora, la Banca Europea sta diventando un player piuttosto importante a livello istituzionale, aprendo linee di credito su tutti quelli che sono gli interventi che lo Stato italiano desidera mettere in essere. Diciamo che con il cambio un po' di rotta di questo governo rispetto alle politiche europee si stanno aprendo delle possibilità non indifferenti rispetto a finanziamenti che diversamente non si sarebbero raggiunti. La Banca Europea ci propone dei tassi di finanziamento che sono al di sotto del valore di mercato, nel senso che noi riusciamo a finanziarsi a meno dei titoli di Stato a più lunga durata, per cui chiaramente hanno dei vantaggi economici non trascurabili.
Questo però a voi interessa relativamente, perché l'effettiva novità di questa operazione è che all'amministrazione comunale o amministrazione provinciale questo non costa assolutamente nulla. Noi daremo entro la settimana prossima il valore totale del finanziamento a Regione Lombardia, delibera sì, delibera no, nel quale daremo appunto il valore annuo che per 30 anni lo Stato italiano pagherà a Regione Lombardia. Chiaramente questo valore viene attualizzato, portato a oggi, e moltiplicando la rata banalmente per 30, Regione Lombardia vi potrà comunicare qual è il finanziamento a lei assegnato. Gli oneri sono a carico dello Stato, per cui al Comune non viene chiesto assolutamente niente, né quota capitale né quota interessi, e allo stesso tempo sono sbloccati dal patto di stabilità. Giusto per darvi un'arma anche nella contrattazione con le regioni. Cosa significa sbloccati dal patto di stabilità? È un meccanismo contabile per cui lo Stato assegna la risorsa alle regioni, sblocco verticale, amministrazione centrale, regione, per il totale dell'importo. Non sarà uno sblocco, diciamo, a stati di avanzamento lavori per la regione, sarà totale. Questo elimina delle criticità che invece nel decreto del fare si sono verificate. Non al nord, per fortuna, ma abbiamo regioni al sud che non vogliono dare soldi per fare chiudere i loro bilanci. Per evitare questa situazione è stata creata una contabilità separata, per cui questi fondi saranno facili da trasferire dalla regione all'amministrazione locale. Fatevi valere, chiaramente qua mi fermo, sarete già super seguiti, perché noi abbiamo fatto di tutto per non creare vincoli operativi, burocratici e finanziare l'operazione. All'amministrazione comunale i fondi verranno trasferiti per SAL, stati avanzamenti lavori. Chiaro, non un SAL, un trasferimento, una raccolta di un arco temporale, e entro, diciamo, il vostro pagamento vi verranno trasferite le risorse. Questo non è un modo per vincolarvi o per punzecchiarvi rispetto all'operatività o al cronoprogramma, è un sistema che vi permette di non rientrare nei vincoli del patto di stabilità. Emissione fattura, pagamento della fattura, il flusso finanziario entra e esce nello stesso anno, per cui non vi lascia residui di finanziamento rispetto al patto di stabilità. Quindi lo svincolo è legato a questo trasferimento di risorse all'interno dello stesso anno finanziario. Dopodiché qua abbiamo linkato il Fondo Kyoto. Il Fondo Kyoto si tratta di un decreto in firma, già firmato dal Ministero dell'Ambiente e in firma agli altri due ministeri competenti. Qui cambia un pochino la natura, si tratta di 350 milioni di euro, 250 milioni di euro vincolati all'edilizia scolastica e 100 milioni di euro invece per edifici pubblici, municipio per intenderci, come altro target principe dell'operazione. Chiaro che è che se, e sarà così, le richieste per l'edilizia scolastica supereranno i 250 milioni, potranno poi avvalersi dei 100 successivi, in base un po' degli scorrimenti che quando verrà pubblicato il decreto vi verranno ratificati meglio. Per l'operazione, la natura dell'operazione stessa, questi sono finanziamenti a carico dell'amministrazione con un tasso veramente ridicolo. Questo è, diciamo, rientra in quelle che sono le nature finanziarie dell'investimento. Questo tipo di operazione va a limare quelli che sono i vostri costi di gestione, vi sarà infatti richiesto un piano di rientro, cioè come l'investimento che fate impatta bilancio locale, quindi riducendo delle spese in virtù dell'utilizzo di una fonte rinnovabile e più economica, chiaramente. E all'interno di questa riduzione di costi vi verrà chiesta il corrisposto della rata. È una piccola anticipazione, avrà un'operatività 2016, anche se poi la visibilità e la pubblicazione del decreto sarà nell'anno 2015. Dopodiché, come Marco ha anticipato, c'è la linea di finanziamento scuola e INAIL. Allora, qui vi do due indicazioni di base, anche perché il DDL è soggetto a discussione parlamentare, per cui non vorrei darvi indicazioni che poi vengono in qualche maniera un pochino cambiate, anche perché qua parliamo proprio di operatività spiccia, un piccolo cambiamento, non è un equilibrio burocratico legislativo, un piccolo cambiamento poi vi cambia molto in realtà. Allora, questi finanziamenti, come diceva Marco, saranno erogati dall'INAIL e pagati dallo Stato, perché in realtà si tratta di un finanziamento che INAIL concede per la realizzazione di scuole, loro le chiamano all'avanguardia, ovvero che rispettino tutti quelli che sono i criteri di sicurezza, ma chiaramente non è questo poi il passaggio principale, perché in teoria tutte le scuole che vengono costruite da qui in poi dovranno per forza rispettare i criteri, ottenere le certificazioni, antincendio, eccetera, eccetera.
Il passaggio fondamentale è l'utilizzo di una struttura innovativa dal punto di vista dell'offerta formativa, quindi magari arredi mobili, integrazioni con tecnologie e tutta quell'apertura che la scuola italiana ha sempre fatto un pochino fatica negli ultimi anni ad avere. Si tratta di 100 milioni di euro per 3 anni e attualizzati faranno 300 milioni, questo è il gioco contabile nazionale, a voi vi interessa che siano 300 milioni, non vi cambierà nulla nella sostanza il fatto che siano corrisposti in 3 annualità differenti. In questo momento il DDL prevede la creazione di un bando, di una raccolta regionale che vada poi a stillare il progetto migliore, i progetti migliori e finanzi quelli. L'idea è quella, e ancora una volta si ringrazia le amministrazioni comunali, noi abbiamo dei feedback su scuole nuove di amministrazioni che hanno costruito delle scuole veramente bellissime. Questo però rientra nella capacità del sindaco, nella capacità dell'assessore, nella capacità dell'ufficio tecnico. Pur ringraziandovi, per noi non può essere sufficiente. Cioè non si può demandare un argomento così importante all'estrosità, alla competenza o alla capacità del singolo. Bisogna porlo a struttura. E INAIL ha come obiettivo strategico questo, dare sul territorio segno tangibile di come si possa realizzare qualcosa di nuovo e di perfettamente funzionale. Dopodiché l'ultimo purtroppo non vi riguarda, perché sono finanziamenti assegnati alle regioni del sud, quindi non riguarda precisamente le vostre amministrazioni, anche se poi nell'utilizzo di questi fondi non è detto, come per i 400 milioni di scuole sicure, che il magari non pieno utilizzo delle risorse venga poi ridestinato anche con una suddivisione regionale differente da quella pronosticata. Ecco. 8 per 1000. Allora, qualcuno di voi, penso, suppongo, credo, visto che sono arrivati circa 1400 progetti, avrà presentato domanda per i fondi 8 per 1000. Noi stiamo vagliando i progetti che ci sono arrivati, è una commissione che ci impegna circa 3 giorni a settimana e una ventina di ore, però speriamo nell'arco dei prossimi 30 giorni di aver concluso l'iter procedurale e dare il via ai finanziamenti. Le risorse sono in realtà veramente misere nei confronti, se paragonate alla richiesta di progetti. E qui si entra nella innovazione vera e propria del piano edilizia scolastica, cioè la creazione di uno strumento unico per la pianificazione e l'assegnazione dei progetti. Questi progetti non verranno buttati, di solito cosa succede? 1000 progetti, i primi 100 vanno, gli altri 900 rimangono in soffitta. L'economia e la rendicontazione non viene mai fatta come si dovrebbe, quindi non scorrono mai. Quello che invece si vuole fare è 1400 progetti, un costo per lo Stato e per i cittadini nell'analisi, perché chiaramente noi siamo pagati, 3 giorni a settimana facciamo quello di lavoro, non facciamo altro, quindi c'è un investimento in questo. Non buttiamo via né la richiesta dei comuni né l'investimento nostro. Utilizziamo questa graduatoria a integrazione di quelle già presenti al Ministero dell'Istruzione. In questo modo si crea uno strumento potentissimo per l'assegnazione delle risorse. Qual è il vantaggio? Che questi 3-4 mesi che sono stati utilizzati per la creazione del supporto legislativo, la vagliazione dei progetti, la valutazione, la pesatura sono già fatti, non dovremo rifarli. Quando ci sarà una risorsa vacante ci sarà anche lo strumento operativo e legislativo per assegnarla. Un esempio concreto è scuole sicure. C'era una graduatoria recente, 400 milioni in attesa di collocazione, domanda, offerta, coniugazione dei due, partenza dell'operazione 400 milioni. In altri tempi ci sarebbero voluti 2 anni e mezzo circa per un'operazione da 400 milioni. Quindi diciamo che questo è un nuovo incentivo, è una nuova leva che lo Stato può utilizzare per aiutarvi nella gestione del vostro patrimonio scolastico. In aggiunta, e qua inizia il discorso più politico su questa questione 8 per 1000, è chiaro, quest'anno non è stata pubblicizzata, dall'anno prossimo il governo pubblicizzerà la possibilità di destinare l'8 per 1000 all'edilizia scolastica e quindi anche il montante sul quale si fanno le suddivisioni, calcolate che sono 5 le categorie, 4 riguardano, diciamo, macro argomenti, povertà, fame nelle zone più disagiate e comunque interventi che hanno più un carattere, diciamo, sociale e umanitario, mentre la quinta categoria appunto riguarda l'edilizia scolastica. Tanto più si gonfierà questo montante, tanto più le risorse destinate saranno ampie. Queste risorse non rimarranno in attesa di collocazione. Il DDL dice queste risorse, una volta quantificate e valutate, verificate, vengono assegnate al fondo unico incardinato al MIUR per l'edilizia scolastica. Quindi
accorciamento dei tempi burocratici. Da questo punto di vista è stato fatto un grosso lavoro, un grosso cambio di velocità. Ecco, questo sarebbe il sogno, nel senso l'anagrafe scolastica sta diventando realtà. Mancano 6 regioni e poi è completa. Come vedete Lombardia sta in fondo, anche qui vinciamo il primo premio. Anche qui vinciamo il primo premio con 6.000 edifici scolastici. Per chi la stesse leggendo, c'è una regione, la Sardegna, che ha un 1.000 e invece ha un 2.000. Comunque, mancano 6 regioni che entro il 30 di giugno ci invieranno le raccolte dei dati che hanno effettuato sul loro territorio. Questo è uno strumento sia per il controllo sia per la programmazione. Regione Toscana, ad esempio, i vostri assessori regionali già sanno che è la capofila per l'edilizia scolastica, utilizza i sistemi di anagrafe scolastica per mappare tutti gli interventi. Cioè io domani aprirò la scuola Aldo Moro e vedrò che nel 2014 ha avuto un finanziamento di 500.000 euro per il rifacimento del tetto bonifica amianto, 250.000 euro per sostituzione serramenti, efficientamento energetico, eccetera, eccetera. Ci sarà lo storico di tutti quelli che sono i finanziamenti assegnati scuola per scuola. Questo apre delle prospettive veramente eccezionali. Prima di tutto anche qui semplifica i passaggi burocratici, perché dalla prossima volta non avrete più bisogno del bando regionale per fare le domande. Non dovrete inviare la progettualità, ci sarà un sistema online grazie al quale voi potrete inserirvi, trovare la vostra scuola, richiedere il finanziamento. Questo accorcia ancora di più i tempi e le tempistiche con le quali si può rispondere a un bisogno delle comunità locali. Poi chiudiamo con... Ecco. Questo è un primo, sono delle proiezioni, chiaramente mancando 6 regioni, prendiamo i dati delle prime 14, le proiettiamo sul totale, che ci danno più o meno una valutazione di carattere generico di cosa parliamo quando parliamo di infrastrutture scolastiche. Abbiamo l'81% delle strutture che sono di proprietà comunale, 10% provinciale, 9% di altri enti. Vedete poi l'esplosione del dato differenziata per regione sociale dei proprietari. La questione dell'abbattimento dei consumi energetici viene lì un attimino rappresentata con questo 40-60, sì no, utilizzo di risorse alternative o comunque di energia pulita per l'alimentazione e lo sviluppo delle attività didattiche. Chiaramente con il decreto Kyoto si vuole andare a incrementare questo numero. Dall'altra parte avete uno storico rispetto alle annualità nelle quali sono stati costruiti gli edifici scolastici, vedete che sono tendenzialmente un pochino vecchiotti, si vede poi un pochino meglio nella successiva, dove viene riassunta a livello europeo la data di nascita della normativa per la progettazione degli edifici. Siamo un pochino indietro. L'unità di missione ha aperto un tavolo di contrattazione con i ministeri competenti sin dall'inizio. Questo è uno di quei punti che non sono inseriti nel decreto di istituzione, non dovevano essere, ma che l'operatività, il voler anche andare un po' oltre il compitino assegnato ha dato la possibilità di sviluppare. Ci sono dei tavoli tecnici che oggi, venerdì è il giorno di ritrovo del tavolo tecnico, che per tutta la durata della giornata intercettano il Ministero dell'Istruzione, chiaramente per convogliare la normativa tecnica all'offerta formativa, il Ministero delle Infrastrutture per quello che riguarda la normativa sugli edifici pubblici e l'unità di missione come competenza interdisciplinare. Abbiamo architetti, ingegneri, economisti per vagliare quelli che sono anche i futuri stravolgimenti dell'economia locale, ad esempio i costi standard e i fabbisogni cambieranno un pochino anche la capacità o le modalità con le quali le amministrazioni comunali reagiscono, dovendo essere loro a porre in essere le progettazioni. Chiaramente queste cose devono essere vagliate e inserite all'interno del progetto che si sta preparando. Sì, ecco, questo in realtà rubo qualcosa a Marco, perché l'Indire è una società in house del Ministero dell'Istruzione che si propone di spingere l'innovazione e la creazione di
nuove strutture, nuovi modi di pensare, nuovi modi di progettare nei riguardi dell'attività scolastica. Qui vediamo un punto che secondo me deve essere ed è già stato cardine dell'azione di governo, la partecipazione, cioè la chiamata del Presidente, mandatemi la lettera, ditemi il vostro bisogno, è uno strumento di partecipazione che diversamente non si era mai implementato. Un saltare l'intermediario, andare dal bisogno a chi poi può trovare la risoluzione. Chiaro, sicuramente alcuni di voi non hanno avuto il proprio bisogno accolto, certo, questo è quello per cui ancora esistiamo, cioè c'è ancora discrepanza tra la domanda e l'offerta, però la capacità di poter progettare insieme con i comuni, con le amministrazioni che poi effettivamente traducono l'idea, la norma in operatività è chiaramente il cardine del progetto che l'unità di missione e il Presidente ha deciso di intraprendere in questo mandato. Ecco, io ho concluso. Iniziamo con le questioni operative. Cioè, come si fa a presentare domanda al decreto mutui e il patto di stabilità, che penso che interessi tutte le persone in sala. Allora, un attimo che... Non è rassicurante il fatto che tu debba bere quando vai nel tecnico? No. Siamo tutti preoccupati. No, è solo che si secca un po' la gola. Ah no, allora, scusate, sono dimenticato l'ultima cosa, importantissima. Noi abbiamo un sito internet che a breve sarà integrato anche con quello del Ministero dell'Istruzione. Su questo sito internet noi che cosa vogliamo fare? Dare ai comuni, innanzitutto con una sezione FAQ super aggiornata, perché vi assicuro che ognuno di noi per il compito che ha deve sempre portare il proprio lavoro pubblico sul sito, in modo che il comune che segue l'attività dell'unità di missione abbia la possibilità di sapere qualcosa in più. Non perché noi non vogliamo ricevere le vostre telefonate, chi ha già provato a contattarci sa che nel limite del possibile vi rispondiamo sempre, a qualunque orario, magari non proprio formalmente, informale, numero di cellulare, ci sentiamo e capiamo qual è il vostro bisogno, ma chiaramente le ore del giorno sono quelle che sono, il lavoro è altro oltre alla relazione con i comuni, per cui cerchiamo di dare anche degli strumenti di autonomia per le amministrazioni locali. Qui, in aggiunta a questo che è il lato più, diciamo, informativo del sito, c'è il passaggio chiave sul monitoraggio. Cioè, una delle cose che non si è mai fatta fino in fondo, è il monitoraggio dei finanziamenti. La risorsa viene assegnata, spesa, non spesa, difficoltà, manca economie, ribassi d'asta, non si è mai controllato nulla. Questo non vuol dire andare nell'amministrazione comunale, inquisire, capire perché, per come. Questo significa accompagnare l'amministrazione comunale. Se voi avete un problema, questo finanziamento non va avanti per X, Y o Z, noi ci siamo per trovare una risposta nel più breve tempo possibile. Chiaro, non sempre riusciamo a scendere al livello proprio operativo fino in fondo, però ce la mettiamo tutta e penso che tanti in sala possano testimoniare di come veramente alcune volte vi proponiamo delle soluzioni che poi vanno nella più operatività, più stretta operatività, banalmente scuole nuove, tanti sindaci soprattutto nelle zone che quest'anno sono state colpite da piogge più abbondanti del solito hanno avuto dei problemi. L'informazione era: guardate che quelle somme sono al netto, all'ordo dei ribassi d'asta, per cui fate la variante, fate lavorare 4 persone in più, fate lavorare sabato e la domenica, fate lavorare la notte, sono vostre, spendetevele come volete. È una banalità, però tante volte la norma non parla, bisogna leggerla, il ragioniere legge la norma e chiaramente la cerca di rispettare secondo anche la sua interpretazione. Le norme sono mute, sono dei pezzi di carta, noi ricerchiamo invece di darci una voce e una chiave di lettura operativa. In aggiunta, il vostro comune, e questo vi invitiamo a farlo se già non l'aveste fatto, ha un puntino georeferenziato, quanto più possibile georeferenziato alla scuola, nel quale, appunto zoomando, vedete la scheda in cui c'è l'intervento, la via, la foto, e noi cerchiamo di tenervele aggiornate. In aggiunta, il Presidente circa 3 settimane fa ha dato il via a questa operazione, il cantiere del giorno. Alcuni comuni, non so se in sala, ma sono già stati contattati dalla Lombardia, vi chiamiamo, vi chiediamo il cantiere sta andando bene, c'è qualche problema, dando un supporto eventualmente tecnico, vi chiediamo le foto più aggiornate che avete e vi pubblichiamo e vi pubblicizziamo l'intervento sulla pagina dell'unità di missione. Questo in realtà, in questo momento è solo su scuole nuove, ma perché? No, perché sì, però calcolate che scuole nuove è il...
si può dire, è il cavallo di battaglia, nel senso che è quello sul quale si testa tutto. Essendo perfettamente incardinata da noi come presidenza, non dovendo interagire con nessuno, potendo fare leva sulle nostre forze, basta, tutto ciò che dobbiamo testare lo testiamo su quello. Poi, come vedrete per scuole sicure, il Ministero dell'Istruzione ha creato un format nel quale voi potete autonomamente, attraverso una piattaforma informatica, inserire le foto, in modo che noi le raccogliamo e le pubblicizziamo. È un passaggio banale, magari si pensa che sia legato solo a una funzione comunicativa, di mostrare quanto è stato di bello fatto, ma in realtà il chiedere lo sforzo e far passare questa forma mentis del monitoraggio è un punto sul quale ci giochiamo veramente tanto. I fondi europei, i finanziamenti europei si basano sul monitoraggio. Le regioni del sud, da un certo punto di vista, sono già abituate, perché tutto ciò che arriva dalla comunità europea deve essere rendicontato. Le regioni del nord invece un pochino meno, anche per criteri di virtuosismo, chiaro, chiaramente si è sempre riuscito a fare con le proprie risorse, si è meno fatto richiesta a risorse altrui, però è una forma mentis che è mancata. Nel DDL scuola abbiamo la raccolta della famosissima 229 del Ministero dei Trasporti, è una legge di circa 10 anni fa, abbiamo il 44% di interventi conclusi. È chiaro che non è così, semplicemente non si è mai mandata la relazione di chiusura dei lavori, per cui non si verificano le economie, per cui si rifanno residui a bilancio, per cui noi non possiamo sapere quanto dei soldi destinati è ancora effettivamente libero e quindi può essere spostato per chi nel mentre ha un nuovo bisogno. Questo è un passaggio culturale che passa anche da voi, dalla vostra, diciamo, capacità di recepirne l'importanza e il valore anche economico di questo nuovo modo di approcciare al finanziamento, al trasferimento di risorse. Torniamo al decreto mutui. Allora, come vi ho anticipato prima, queste risorse sono un trasferimento vecchio stile, nessun onere per l'amministrazione comunale e allo stesso tempo al di fuori del patto di stabilità, quindi avrete massima operatività. Vi sono confermati i poteri derogatori del decreto del fare, per cui avrete delle procedure facilitate, sono esattamente i medesimi, e in aggiunta il DDL lo fa e lo estende per i prossimi 2 anni, per cui l'edilizia scolastica dal punto di vista dell'iter procedurale ha dei criteri favorenti la velocità degli interventi. Dopodiché ogni regione, come vi è stato già anticipato da Marco, dovrà preparare questa pianificazione triennale, che è lo strumento attraverso il quale la regione raccoglie i bisogni dei propri enti locali e li riordina e li gradua rispetto ai possibili interventi nel triennio. Questa pianificazione chiaramente segue quelli che sono i dettami di ogni regione. Noi abbiamo i criteri più disparati. Alcune regioni hanno previsto una suddivisione in classi degli enti locali per popolazione scolastica, chi ha meno di 1000 alunni può portare una progettualità con un valore progettuale non superiore a, chi ne ha di più, altre regole. Allora, Regione Lombardia ancora non ha pubblicato questa delibera, non è stata ancora pubblicata. Qualcosina però in linea di massimo si può anticipare. Il target dei progetti sarà da 100.000 euro a 5 milioni, salvo variazioni, finanziabile l'80% del progetto, quindi il 20% sarà a carico dell'amministrazione comunale. Scanso di equivoci, il 20% è inteso impattante ai fini del patto di stabilità, quindi l'utilizzo delle vostre risorse deve rientrare nella vostra capacità di investimento. Ciò detto, perché già sento che l'ala destra mormora, è stata fatta una contrattazione di circa 3-4 mesi con ANCI e la conferenza Stato-Città. È in arrivo una manovra che cambia le modalità di calcolo del patto e il suo peso nei confronti del vostro avanzo di amministrazione. Chiaramente la manovra, se ve la propongo in questi termini, è per un allentamento dei vincoli. Allo stesso tempo la legge di stabilità propone un fondino circa 100 milioni di euro, la cui specifica e la cui destinazione sarà oggetto appunto di questo futuro procedimento normativo,
che serve a fare in modo che le amministrazioni comunali che preventivino degli interventi che vanno un po' al di là della loro capacità di investimento, cioè un bilancio comunale da 9 milioni può assorbire un investimento da 200 mila una volta che il patto di stabilità vi viene allentato. È chiaro che magari un flusso da 1 milione no, non ce la si fa, nemmeno con la finanza creativa ce la facciamo coprirlo, e quindi vi sarà data la possibilità di richiedere lo sforamento per la quota che non riuscite a coprire nel vostro bilancio ordinario attraverso l'utilizzo di questo fondino. Non vi voglio anticipare troppo su questa cosa perché non c'è ancora una norma che regola l'utilizzo di questo fondino. È già fatto, ANCI vi ha già anticipato, chiedete conto ai vostri uffici il 18 di febbraio, c'è una nota ANCI nella quale spiega le metodologie di calcolo del nuovo patto e allo stesso tempo ne anticipa il funzionamento appunto di questo fondino dedicato al, anche all'edilizia scolastica. Esempio concreto, il mio comune passa da un saldo da 750.000 euro a 330.000, è un bel passaggio, non è ancora il superamento del patto di stabilità, però è sicuramente una capacità di investimento aggiuntiva di una dimensione abbastanza notevole. Ho una lista in cui sono calcolati i saldi, voi la potete ritrovare pubblicata sul Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, ha pubblicato il calcolo, voi vi domanderete perché il governo si rifà il Sole 24 Ore, non è così chiaramente, è il Sole 24 Ore che ha ottenuto l'informazione e l'ha pubblicata, prendetela con le molle perché non è quella corretta fino in fondo, noi abbiamo quella corretta ma chiaramente fin tanto che non è un procedimento normativo votato dal Parlamento non possiamo divulgarla perché sarebbe fuorviante, però sappiate che il governo su questo ha mantenuto la promessa, c'era la volontà di ridurre gli effetti del patto di stabilità, indirizzarli nell'edilizia scolastica, questo è stato fatto, ci auguriamo che si trovi un veicolo normativo a breve in modo da permettervi anche la chiusura dei bilanci che immagino che sia un qualcosa che in questo periodo un pochino vi preoccupi da questo punto di vista. Tornando invece al decreto mutui, la Regione Lombardia vi proporrà, salvo modifiche, la possibilità di candidare anche definitivi e preliminari con appalto integrato. Chiaramente avete sicuramente una migliore capacità di me di spiegare cos'è l'appalto integrato, si destina a finanziamento e all'azienda che vincerà poi la gara anche la progettazione. Passaggio fondamentale. Non importa essere finanziati, bisogna finire in graduatoria. Per cui se voi avete uno studio di fattibilità avanzato, un preliminare incominciato, fate i salti mortali per arrivare a presentarlo. Perché noi questa graduatoria la facciamo scorrere. Perché il decreto cosa prevede? Che la Regione presenti al Ministero una graduatoria che viene unificata su base nazionale. Cioè questo mese di giacenza al Ministero dell'Istruzione non è un passaggio burocratico di controllo, è un passaggio operativo. Noi facciamo diventare una graduatoria locale e una graduatoria nazionale. Questo ci permette di superare in qualche maniera i vincoli della operatività delle regioni. Se una regione ha le elezioni quest'anno, le ha il prossimo, non è pienamente allineata, non rispetta quelle che sono le tempistiche, c'è uno strumento nazionale che permette chiaramente nelle disponibilità del fondo unico, in quelli che saranno i finanziamenti associati, di fare scorrere in maniera autonoma questa graduatoria. Chiaro, questi finanziamenti hanno un ammontare rilevante, una buona parte verrà fatta scorrere, però è importante rimanere all'interno. Se Regione Lombardia non pone dei vincoli nella presentazione dei progetti, voi presentatene anche 3, 4, 5, tutti quelli che avete. Dopo verranno inseriti in un ranking, non sarete magari ai primi posti, sarete in fondo, a metà, dove riuscirete a piazzarvi, ma è importante rimanere nella graduatoria. Cioè non si faranno mille bandi, mille raccolte progettuali per assegnare i finanziamenti, ne vogliamo fare il meno possibile, perché sono le procedure più lunghe e più critiche, soggette a ricorsi, soggette a difficoltà operative, le vediamo. La delibera doveva essere 2 settimane fa, non c'è ancora, quindi è chiaro che da parte nostra questa cosa non viene apprezzata e ci pone dei vincoli nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze che, come sapete, è abbastanza stringente per tutti, cioè non è solo il vostro bilancio o solo la vostra attività economica che viene in qualche modo supervagliata dal Ministero, anche quelle centrali sono supervagliate perché il Ministero dell'Economia è un organo
a sé stante che verifica e controlla tutti, nel senso che il peso di chiudere un bilancio ce l'abbiamo anche noi quando abbiamo il peso di chiudere un'operazione. Questo decreto mutui deve produrre già nell'anno 2015, è importante che lo faccia, e quindi anche noi con Regione Lombardia ci siamo già fatti sentire con gli uffici chiaramente per in qualche maniera far presente che poi dopo le date che sono individuate dal decreto non sono prorogabili, non si fanno sempre proroghe, quindi di velocizzarsi il più possibile nella pubblicazione di questo bando. Su questo, così ti faccio riposare un attimo, la direzione che si occupa di edilizia scolastica qua in Regione Lombardia sarà data come scadenza per il recepimento dei progetti in prima battuta il 4 aprile. Con questo ritardo probabilmente lo prorogheranno al 10 aprile, magari anche un paio di giorni successivamente, però non di più, anche perché poi il termine perentorio per far avere i progetti con una graduatoria già validata da Regione Lombardia è il 30 aprile. Quindi il messaggio che deve giungervi è corretto, come diceva Dario, far arrivare tutti i progetti possibili con anche il fatto di fare i salti mortali. Attenzione però che i tempi sono davvero molto molto stretti, perché oltre quella data lì difficilmente si andrà. Tanto saluto anche l'onorevole Cinzia Fontana, che si è nascosta, l'ho vista già prima, ma adesso visto che parlo colgo l'occasione per salutarla. Mi raccomando, in Parlamento su sta roba. Io l'ultima cosa, poi lascio spazio alle vostre domande. Lo sono interrotto e farò riposare, adesso facciamolo finire, poi ci scateniamo con le domande. Noi abbiamo inviato a Regione Lombardia un documento nel quale sono riassunti tutti i comuni che hanno inviato lettera al Presidente nella call 3 marzo 16 maggio, a cui Regione Lombardia attribuirà un punteggio aggiuntivo nella preparazione della graduatoria. Io con questo penso di aver concluso con le informazioni che riguardano tutti. Domande, e cerchiamo nei possibili. Perfetto, adesso arrivo subito. Ecco, chiaramente l'altra cosa fondamentale nel bando è la valutazione corretta, quando uscirà, dei punteggi premiali. Quindi non sottovalutate le singole voci, perché faranno fede e in maniera molto molto significativa e pesante in ordine alla compilazione della graduatoria, che poi, come ci ha detto Dario, andrà trasformata in graduatoria nazionale. Quindi il fatto di avere un punteggio anche leggermente più alto rispetto a quello di qualcun altro diventa decisivo. Quindi date un occhio veramente preciso a quelle che sono anche le premialità previste dal bando, che sono davvero significative. C'era prima una domanda lì, ne raccogliamo qualcuna poi. Di novembre in Regione Lombardia. Ah, ok. Allora, sì. Sì. Nel senso che questo è un nuovo bando, quindi tutti coloro che verrà specificato che, essendo questo il bando che poi farà fede per la programmazione triennale, non va a pescare i bandi già esistenti, ma è un nuovo bando che configura la graduatoria per i prossimi 3 anni. Quindi non cadete nella tentazione di dire sì, ma tanto l'anno prossimo ci sarà un'altra, perché potranno essere delle correzioni, ma di fatto il bando sarà quello lì, quindi è questa l'occasione da cogliere. Allora, il concetto è questo. No, allora, la presentazione sarà attraverso la compilazione di un questionario in GEFO. Quindi attrezzatevi anche fin da subito riguardo la possibilità di accedere a GEFO, quindi avere anche le firme elettroniche eccetera eccetera in regola, perché se lo scoprite poi 3 giorni prima che chiusura del bando vi incasinate già su quello. Quindi dovete poter entrare in GEFO. In GEFO non vi chiedono di caricare gli interi progetti, ma semplicemente di rispondere al questionario. Tenete conto che potrete allegare qualche cosa, ma mi sembra di ricordare che il massimo di peso di un file caricabile in GEFO sia di 3 mega o 5 mega al massimo.
Quindi occhio anche a quello, perché se vi incastrate con un file più pesante di 3/5 mega, si interrompe la procedura e poi dovete anche lì affrontare qualche problema. Per cui non dovete caricare tutto, ma rispondere precisamente alle domande. C'è qui un sindaco che a fronte della presentazione di una domanda che è stata ritenuta non chiarissima o equivoca, per usare un altro termine, dalla direzione, era rimasto fuori e poi è stato recuperato un po' per i capelli, per cui occhio alla precisione di queste cose. Una domanda: quando ha detto dei 5 milioni importo massimo, l'importo massimo è calcolato sull'importo dei lavori, poi dopo sa che si sommano normalmente le percentuali eccetera eccetera eccetera, o è il totalone finale? Allora, si vede. Sì, sì, infatti. Vogliamone qualcuna, se ci sono, La domanda è: e se uno supera quei 5 milioni cosa succede? Sì, sì, no, era solo per quella. Qui davanti. Che non abbiamo una valletta molto veloce. No, due cose velocissime. Se fra i criteri nazionali o, se sapete, fra i criteri regionali c'è quello dell'eliminazione dell'amianto negli edifici scolastici, che dà comunque dei punti premianti, e una conferma. Voi, cioè lei ha parlato di 80% il finanziamento dello Stato e il 20% il cofinanziamento dell'amministrazione comunale, quindi sono cambiate le percentuali rispetto a quello previsto in aprile, quando si è mandata la lettera a Renzi con un prospetto. Nel nostro caso noi non avevamo risorse, insomma, quindi abbiamo mandato una lettera in cui chiedevamo proprio il finanziamento per la costruzione della nuova scuola, e lì mi pare che fossero 60 e 40, quindi questo è più vantaggioso. Grazie. Mi scuso per il ritardo, non so se avete già parlato, ma è stato impossibile. Noi siamo tra i comuni che hanno fatto la richiesta a Renzi a marzo 2014, avevamo indicato la riqualificazione con la nuova costruzione in due lotti e avevamo indicato l'anno 2015, perché avremmo iniziato a pagare il leasing costruendo nel 2015. Parlammo, credo, proprio con lei a novembre. Se sì, la domanda c'è, è tutto regolare, vogliamo capire come adesso trasferire il tutto dentro questo sistema. Grazie. Non è così, poi lui è su orizzonte media. Buonasera, Castiglione Olona per Scuole Sicure. Io ringrazio il dottor Zappa per quello che... ma ci ha scambiato di email durante questi due giorni che ci siamo sentiti. Il mio comune ha ricevuto 240.000 euro di finanziamento per scuole sicure. L'attuale assessore ai lavori pubblici non vuole partire con i lavori, perché dice: finché io non vedo i soldi non parto. Il dottor Zappa mi ha detto che questo non è possibile, perché il pagamento arriva con lo stato d'avanzamento lavori. Vorrei sapere se questo è stato comunicato ai sindaci. Se sì, in che forma, e se gli interventi devono iniziare e terminare entro il 2015, o se invece possono anche andare nell'anno successivo. Grazie. È una domanda delicata, perché in alternativa deve cambiare l'assessore. Una precisazione: noi abbiamo i fondi intesi come avanzo, lei sa già, quindi il nostro tema è quello dello sblocco, dell'apertura del patto, okay, di stabilità, utilizzando l'avanzo anche per il leasing. Grazie. Di quando vuoi? Cominciamo a rispondere a queste, dai, a questo con blocco. Iniziamo con i 5 milioni. Allora, la questione dei 5 milioni è una questione più regionale che nostra, cioè noi non poniamo nessun limite. Per me un'opera da 10 milioni, se valida e funzionale alla comunità, può essere, anzi deve essere finanziata. È la regione che pone un tetto alla presentazione del progetto. Il progetto è inteso nella sua complessità, quindi insieme quello che viene bandito, il valore che viene messo... Sì. Si può eventualmente finanziare solo 5 milioni su 7... Esatto. Regione Lombardia vi deve rispondere. Noi non mettiamo nessun vincolo, per noi non è un problema. Nel senso, vado proprio d'Adda, è stato il mio predecessore, non aveva fatto la lettera a Renzi, quindi io adesso mi trovo in questo anno a gestirmi, certo, le vicende. Le spiego, il progetto nostro è una scuola nuova, anche di quelle un po' diciamo innovative, non mi viene il termine.
Io sono il sindaco. No. Il tema è che arriva a 7 milioni e rotto perché ha dentro anche delle altre cose che sono utili alla comunità. Un grattacielo ti fai, non una scuola. Ah, no, c'è dentro anche l'auditorium, la palestra, eccetera. Vagliate come queste opere aggiuntive possano darvi più punteggi e dall'altro lato quanto incidono dal punto di vista finanziario. Cioè, se l'avere un auditorium che è funzionale ad un'attività di dopo scuola, quindi servizio alla comunità a scuola aperta, nel bando viene valutato con X punti, vedete voi qual è il peso che volete attribuire a questi punti che prendete aggiuntivi con un progetto più costoso. Ecco, volevo capire una cosa importante. Ma se è 7 milioni viene tagliata o viene comunque messa in graduatoria? Per spiegare com'è il principio, noi vogliamo raccogliere, per noi questa è una pianificazione. La pianificazione non è tutto. È una pianificazione per sua natura, non può essere assoggettata alle risorse disponibili. Poi io vedrò cosa potrò fare, ma la pianificazione deve riguardare la domanda, non l'offerta. Tanto nel nostro caso possiamo pagarne la metà di questo intervento. Tanto noi come comune possiamo pagarne già la metà di questo intervento. Quindi fortunatamente, quindi allora è doppiamente punitivo. Lui, no? Il tema è quello che provavo a dire prima, cioè su questo secondo me bisogna trovare dei margini per fare battaglia politica anche, capisco che siamo all'opposizione qua, però secondo me è un tema, cioè per noi è prioritario far capire a tutte le regioni che stiamo parlando di uno strumento programmatorio, qualsiasi tipo di limitazione rispetto alla definizione della programmazione osta rispetto da questo punto di vista. Adesso, ripeto, capisco l'esigenza della regione di accontentare il maggior numero di comuni possibili, però bisogna il più possibile trovare un equilibrio tra l'esigenza che ha Regione Lombardia, che hanno tutte le regioni, non è un problema di colore politico evidentemente, e quelle che sono le esigenze, secondo noi, prevalenti di programmazione. Dal punto di vista di come è costruito il decreto che sta alla base del bando che uscirà, non ci sono vincoli. Facendosi forti di questo, secondo me bisognerà trovare un equilibrio che consente di dire bene, ok, allora come gestisco i progetti, non mi rifiutare i progetti superiori ai 5 milioni, tu hai deciso che è 5 milioni, non mi rifiutare i progetti che sono superiori ai 5 milioni, ma gestiscimeli dimmi che me ne finanzi solo 5 e poi costruiamo, però non rifiutarlo. Questo però dipende dall'esito che avrà questo tipo di discussione, non possiamo predeterminarlo. A un certo punto uscirà il bando, sarà formale, sarà scritto in un certo modo, anche su questo conterrà delle indicazioni chiare, quindi ovviamente non è che per una questione di principio perdiamo il finanziamento, per cui attenetevi a quello che il bando dirà. Noi su questo non possiamo anticipare nulla oggi, perché bisogna vedere come sarà scritto. In generale il bando regionale, peraltro, rispetto alla domanda che faceva il sindaco, sicuramente loro cercheranno di introdurre delle priorità rispetto a quella vecchia graduatoria. Anche qui sappiamo però che esiste una legge un decreto sulla base del quale si fonda questo bando, che però stabilisce precisamente che noi dobbiamo innanzitutto tenere conto, cioè che loro dovrebbero innanzitutto tenere conto e delle lettere a Renzi e del decreto del fare. Quindi, perché comunque in Lombardia è quella che dove era la più ampia, lo diceva prima lui, no? Quindi alcuni progetti potrebbero non essere, rischia di essere l'unica regione dove alcuni progetti, quelli più in fondo alla graduatoria, rischiano di non essere finanziati, perché siccome lo scorrimento della graduatoria del decreto del fare è garantita dal risparmio sui ribassi d'asta, non è detto che tutti i ribassi d'asta consentono di arrivare fino in fondo alla graduatoria, visto che era così ampia, come dicevamo prima. Per cui per noi diventa prioritario le lettere a Renzi e il decreto del fare. Dopodiché, ovviamente, stabilire anche dei criteri di priorità rispetto al bando regionale ovviamente deve essere possibile. Sapendo però che se Regione Lombardia ha sbagliato i conti rispetto a quel bando, non si vede perché oggi. Regione Lombardia e poi fatti proprio a livello nazionale o no. Quello che stabilisce la Lombardia viene messo dentro poi in discussione? No, Regione Lombardia decide i suoi, Regione Toscana i suoi, poi chiaro, noi abbiamo dato una cornice entro la quale si devono muovere. Anche perché si sommano tutti, ma non è che vengono cambiate. No, il momento in cui si somma, la graduatoria diventa nazionale, tra virgolette, nel senso che comunque. Ma regione per regione. Comunque, esatto, sì. Comunque la regione,
la regione ha il suo finanziamento. Cioè noi non ridistribuiamo la graduatoria, prendiamo quella della regione e la facciamo diventare poi uno strumento poi, anche quando, nazionale. Quando avrò un altro miliardo da spendere lo redistribuirò tra le regioni e ogni regione farà scorrere la prova. Esatto. Però lo può fare direttamente l'amministrazione centrale, non ha bisogno di passare per le regioni nuovamente. Questo no, è fermo prima di altre domande che deve vadere infatti, ancora altre due. Allora, rispetto alla questione distribuzione e finanziamento, allora in realtà io, nel senso dalla lettera del Presidente non si individuava una percentuale precisa, cioè si poteva richiedere 100% in un modo e 100% in un altro, il 10, il 20, proporzione del progetto, quello che meglio si credeva. Allora, quella... come spiegarvelo? Allora, questa progettazione, questa suddivisione dei costi tra ciò che è finanziato con le casse dell'amministrazione e ciò che invece non lo è, era rispondente ad una mancanza di un'offerta, di un bando, cioè quindi voi potevate liberamente esprimere quella che era la pianificazione finanziaria che meglio credevate opportuna. Ad oggi il consiglio è di rivederla alla luce del fatto che il finanziamento è 0% di costi e fuori dal patto, mentre il cofinanziamento no, impatta ed è soldo vostro, per cui so che è un no senso, un controsenso, me ne accorgo, cioè me ne rendo anche conto operativamente, però anche se avete delle risorse non esagerate nel cofinanziamento, anche se sicuramente la Regione Lombardia darà un'ampia premialità a chi cofinanzia, perché viste le modalità operative storiche di Regione Lombardia si vorranno fare, perché non è un caso che noi abbiamo 633 interventi in decreto del fare di Regione Lombardia che ci vanno fuori dalla media nazionale in una maniera impressionante, perché vengono messi dei parametri stringenti per poter dare a più comuni più finanziamenti di minore importo, ma aumentando i soggetti coinvolti nell'operazione. Lavorate bene, non vi fate ingolosire troppo dalla premialità al cofinanziamento, perché poi quella ve la dovete corrispondere voi. Piuttosto fate progetti, cioè stralciate delle parti e utilizzate il grosso del cofinanziamento vostro sull'otto che non vi fate finanziare. Molto. Chiaramente trovando l'equilibrio giusto tra la premialità di punti che vi dà Regione Lombardia e il fatto, appunto, come diceva Dario, che non sarebbe escluso dal patto. Dopodiché la situazione del comune di Fleo, se ho capito bene. Ah sì, allora l'amianto sì, beh, nel senso noi abbiamo... penso vi sia stato distribuito all'entrata, comunque l'articolo 3 definisce i criteri che la regione può utilizzare, non c'è quello amianto, però chiaramente è inserito, cioè è uno di quelli a cui noi abbiamo dato priorità, la messa in sicurezza e diciamo le condizioni di salute generali dell'edificio. Quindi voi guardate bene il bando, modificate la domanda, lavorate anche un po' sulla dialettica, cioè la costruzione di un nuovo edificio non è un nuovo edificio, è un risparmio per la finanza pubblica, perché quello vecchio mi consumava 100, quello nuovo mi consuma 80. Cioè anche se è un edificio nuovo, lavorate su come il costo si rimodula all'interno del bilancio comunale. Cercate di interpretarlo molto. Ricordatevi che tanto più riuscite ad avvicinarvi ai criteri, al livello di progettazione, tanto più è possibile che voi rimaniate in questa programmazione regionale. Questo è veramente fondamentale. Comune di Fleo, questione del patto di stabilità, se non vado errando, voi avete un'opera coperta interamente con le vostre risorse in partenza nell'anno 2015. Allora, ok, quindi è un flusso finanziario che voi dovete corrispondere all'interno delle vostre capacità di investimento. Anticipavo prima, non so se era arrivata precedentemente o no, la contrattazione con ANCI ha portato con la legge di stabilità dell'anno 2015 nell'anno 2014 una riduzione del saldo dell'obiettivo per i comuni. La riduzione ha un valore nominale del 59%, poi la rimodulazione di tutti quelli che sono i meccanismi di calcolo e la creazione di questo fondo di svalutazione crediti difficilmente esigibili, che è un metodo per far emergere tutti quei crediti che non sono crediti, che sono solo una invenzione contabile per chiudere il bilancio, in modo da sapere come siamo messi realmente, perché anche qua il problema qual è? Io posso sbloccare il patto, posso fare manovre, ma se io non so realmente qual è lo stato del bilancio dell'ente locale, io lavoro con gli occhi chiusi, anche a volerlo fare, anche a voler spendere di più, non so dove sto andando e questo è assolutamente inammissibile, non può continuare a essere in questo modo. In ogni caso,
dalle stime che stiamo facendo almeno un 20% come elemento proprio minimo, cioè nel caso in cui il Comune abbia un bilancio veramente intossicato dai residui attivi, dovrebbe esservi garantito a tutti rispetto al saldo dell'anno precedente. Riportavo l'esempio del mio comune, ma non perché io abbia telefonato il mio comune a dirglielo, solo perché so com'è il bilancio, ho più capacità nel suo studio. Si parla di quasi il 45%, si parte da 750-780 mila euro, si va a 330, anzi di più, il 65% di riduzione. Quindi inizia a essere un agio, una libertà operativa maggiore per l'amministrazione. Questo ANCI l'ha proprio messo come vincolo, che non sia predeterminato come tutta questa nuova capacità di investimento venga già destinata ad un utilizzo specifico, vi verrà data poi libertà un pochino operativa. C'è anche un fondino, 100 milioni di euro, che verranno suddivisi tra dissesto idrogeologico e edilizia scolastica per quelli che sono i flussi finanziari che vanno al di là della vostra azione standard. Portavo sempre l'esempio, 9 milioni di bilancio, 200 mila euro di intervento si riescono ad assorbire sia con la capacità di investimento pregressa sia con questo nuovo allentamento del patto. Fosse il flusso finanziario di 1 milione, nemmeno coi salti mortali si riesce a spenderlo quel milione di euro lì. È chiaro che è un investimento straordinario che va di fuori di quella che è la capacità dell'ente. Si fa richiesta a questo fondino. Rispetto alla sua richiesta proprio specifica, io ho un file in cui ho tutte queste richieste che sono state fatte all'epoca. L'obiettivo è quello di stimare e verificare, una volta che la norma è effettuata, quanto è il nuovo saldo. Prendere il pregresso, sottrarre, trovare la differenza e al netto della differenza sbloccare il patto di stabilità per quello che manca. È chiaro, questo è un passaggio operativo nostro, non c'è ancora una norma che lo definisce. Se vi devo raccontare cosa faccio la mattina al lavoro, faccio questo. Però da qui a trasformarlo in un'azione c'è ancora dell'iter, ecco. I tempi stretti, però non li posso quantificare. C'era l'assessore cattivo che non vuole cominciare i lavori, cosa bisogna dire? Ah sì, no, Luca, in realtà ci siamo sentiti spesso durante questa settimana, è più per, era più per te Marco la domanda rispetto alla nota che ho inviato a settembre alle amministrazioni comunali per far partire i lavori. Voleva avere in qualche maniera una nota in cui si dicesse che i soldi arrivano per SAL o comunque per stati di avanzamento dell'opera, se non il SAL inteso come me ricevuto. Su questo allora, diciamo il problema come al solito, gli uffici considerano quella circolare autoesplicativa, anche se autoesplicativa non è fino in fondo. Io direi di fare così, mi mandi una mail, e io la inoltro mettendoti in copia alla funzionaria che segue questa partita, la dottoressa Iandolo, e niente, spero che l'assessore si accontenti di una risposta ad una mail, diciamo, invece che un atto ufficiale del MIUR, che io gliela inoltrerò, facciamo un po' di gioco delle parti, voi vi lamentate di questa cosa, io la inoltro agli uffici, in generale diciamo, non c'è bisogno nemmeno che, insomma, mi scrivete direttamente ponendo la questione, io o me ne occupo e vi faccio avere una risposta, oppure vi metto in copia al funzionario e a quel punto vi risponde lui automaticamente. I lavori devono terminare nel 2015 per scuole sicure o possono andare sul 2016? Allora, sicuramente devono iniziare quest'anno. Qua andiamo sul borderline. Qui c'è il tema vero, dal punto di vista nostro, il tema non è tanto le scadenze. L'approccio del MIUR è sicuramente quello di favorire il più possibile la spesa le spese. Qui c'è un problema più legato al patto. Per cui fino a quando restiamo lontani dalla scadenza, che come sapete funziona per anno solare. Quindi fino a quando stiamo qua attorno non c'è problema. Quando arriviamo a novembre, magari risentiamoci, diciamo, perché lì il tema, come sapete, è che se spendete quest'anno vi arrivano l'anno prossimo, poi l'anno prossimo ce l'avete a carico sul patto. Guardate, quindi, il testo del DDL. È una delle ragioni, adesso mi accusano sempre di essere eccessivamente buono con i nostri uffici, diciamo, li tendo a difenderli. Questo è uno dei punti su cui invece secondo me si sono comportati bene. Cioè, noi abbiamo arrivati a metà novembre, abbiamo iniziato a ritardare i pagamenti invece che accelerare, perché, o meglio, abbiamo accelerato quelli che eravamo sicuri di arrivare a pagare entro il 6-7 dicembre quando chiude la tesoreria.
gli altri li abbiamo rallentati apposta in maniera tale che si potesse arrivare a pagare nel 2015 in questo caso, per evitare che vi entrassero nel patto di stabilità, molto banalmente. In questo caso, secondo me, diciamo, l'unica cosa che avrei fatto in più sarebbe stata dirvelo. Su questo sicuramente c'è stato un difetto di comunicazione, però dal punto di vista che sia stato fatto per, come dire, per favorirvi e non per penalizzarvi, non c'è dubbio. Idem, avremo lo stesso problema a novembre 2015, quando arriviamo lì chiaramente bisognerà andarci cauti per evitare di avere conseguenze sul patto. Cioè, come il DDL adesso introduce in qualche maniera un articolo, un comma su questa questione che Marco sta illustrando, è un qualcosa che si può solo fare strada facendo, cioè non posso preventivare oggi una norma che salva i comuni o che sblocca il patto, perché sennò tutte le amministrazioni che per una ragione o l'altra hanno un inghippo sono automaticamente autorizzate a dire vabbè, ma allora l'anno prossimo mi pagano uguale, mi sbloccano il patto, allora io mi fermo. È il gioco delle parti, cioè come voi ci telefonate e noi non è che non lavoriamo se voi non vi telefonate, allo stesso tempo noi non è che pensiamo che voi non vi mettiate a lavoro se non vi diamo un limite, un vincolo forte, però allo stesso tempo dobbiamo creare del potere contrattuale da ambe le parti. Ecco. Aver limitato al massimo il numero di comuni coinvolti in questo sforamento del patto ci ha aiutato poi a costruire la norma per sanare, perché chiaramente è più facile, c'è poi un problema di rapporti col MEF anche che... e quindi chiaramente essersi comportati così a novembre, dicembre ci ha consentito oggi di limitare il numero di comuni interessati dalla norma che abbiamo messo nel DDL e quindi oggi di sanare la situazione. Non è detto che vada sempre così, quindi ripeto, quando arriviamo a novembre, sperando di non doverci arrivare, nel senso speriamo di riuscire a spendere tutto prima, però eventualmente risentiamoci e vediamo come fare. Altro blocco di domande. Comune di Bernareggio, provincia di Monza. Due questioni. La prima è, voi avete sempre parlato di bando a premialità, quindi se deduco bene sarà un bando a graduatoria e non a sportello come di solito fa la regione. E l'altra questione è scuole sicure e anche decreto mutuo. Nel momento in cui ho il finanziamento, in entrambi i casi, se durante le opere ho una variante in corso d'opera, che cosa succede? Cioè, potrei essere appunto escluso, oppure ovviamente una variante non sostanziale rispetto agli obiettivi, ma dettata da necessità della scuola piuttosto che... Prendo questa domanda subito perché è un tema abbastanza ricorrente. Allora, cioè, la variante è parte del progetto, non c'è nessuna ragione per cui non si possa fare. Altro è cambiare il progetto, cambiare l'opera nel quale si vuole intervenire, cioè la variante è permessa, non sono io a dirvi, cioè non posso io dirvi il contrario, c'è una norma che vi dà la possibilità di farla, però chiamiamo variante ciò che variante è, cioè se io intervengo nella scuola Manzoni a fare rimozione amianto non posso andare nella scuola Leopardi a fare rimozione amianto, anche se è sempre rimozione amianto, è una variazione sostanziale del progetto, non è la stessa cosa, cioè questo è uno di quei passaggi culturali che bisogna fare per forza. Io il finanziamento, i soldi pubblici li do per X, non mi importa se Y è ugualmente importante, io li ho dati per X. Questi soldi, se c'è una rendicontazione efficiente, rientrano velocemente, si ridestinano altrettanto velocemente. È proprio un passaggio che non si può, non è più fattibile. Cioè, in Germania le cose vanno un pochino meglio perché ogni centesimo è rendicontato fino alla virgola, fino a segare l'un centesimo, perché quella parte è ancora nelle casse di chi lo doveva spendere. Cioè, sono delle cose che per noi, quando facciamo contrattazione con il Ministero dell'Economia, sono incontrovertibili, non riusciamo a ribaltare il tavolo su questa cosa. Cioè, i soldi sono assegnati per un intervento preciso, identificato nella progettualità inserita. Poi la variante, certo che è lecita, ci mancherebbe altro. E allo stesso tempo poi vabbè, si vaglia se è super, se fa aumentare il costo progettuale, eccetera, eccetera, eccetera. Queste sono questioni operative, tecniche, legate a una situazione puntuale. Però la variante sì, certo, è operativa e possibile. Altro capitolo, scuole sicure, varianti, il problema qua qual è stato? Che gli interventi sono stati candidati nel 2013, finanziati nel 2014, effettuati nell'anno 2015. Capiamo che all'interno di questo è cambiato il mondo, è cambiata magari l'amministrazione, sono cambiate le priorità, è crollata una parte di un'altra scuola, per cui io chiaramente devo intervenire da un'altra parte. Non si può spostare l'intervento è quello, sì, se voi lo avete già realizzato vi viene corrisposto il rimborso, quindi organizzatevi, cioè chiaro, io non, cioè nel senso...
cercate di fare in modo che, visto che vi viene dato un'entrata di bilancio nell'anno 2015, trovate un altro modo per farlo uscire nell'anno 2015. Quando il trasferimento di risorse è effettuato, voi quell'entrata l'avete o come rimborso o come pagamento dei lavori che state facendo. Se è come rimborso significa che l'intervento l'avete già fatto, quindi quell'entrata destinatela ad altro, è nelle vostre disponibilità. Ecco, sì, confermo, non sarà un bando a sportello con GEFO, quindi non c'è il click day, ma avete tutta la possibilità di caricare su GEFO con calma le vostre indicazioni e poi verrà valutato adeguatamente, sperando che il tempo che intercorrerà tra la chiusura del bando e il 30 di aprile sia sufficiente per gli uffici per fare le valutazioni in tutta la correttezza possibile. Per i progetti preliminari avanzati, quindi probabilmente quella... Non perché sei varesino, puoi dire che non puoi non dire che è comune... inferiore. Per i progetti preliminari avanzati, quindi probabilmente quel numero di progetti che finiranno nel calderone della graduatoria nazionale, se in corso d'opera l'amministrazione ci crede, va avanti e modifica il tutto, quindi fa un progetto definitivo per l'anno prossimo, e quindi ad esempio, che ne so, quest'anno ho previsto un cofinanziamento al 30%, l'anno prossimo posso aumentare o diminuire in sede di progetto definitivo, questo è fattibile, sì no, e cosa comporta poi a livello di graduatorie? E raccogliamo altre, vediamo laggiù qualcosa. Saluto Zappa e Piergo Arcore, ci siamo sentiti, almeno ci vediamo. Allora, due questioni che secondo me riguardano tutti, al di là della nostra interlocuzione. Uno, sul finanziamento 2014, noi siamo stati troppo bravi, perché 91.000 euro su una scuola materna, probabilmente è la stessa risposta che hai dato Bernareggio. Avevamo eseguito i lavori in tempo antecedente alla scadenza, quindi diciamo li abbiamo persi, li possiamo recuperare o perché i funzionari ci hanno detto NISBA, cioè persi completamente. Rispondo subito questa cosa che andiamo avanti della questione, dipende da quando sono stati aggiudicati i lavori. Se voi avete aggiudicato i lavori dopo essere, non state finanziati. Prima dell'apertura vostra, quindi niente, data in fanteria. Pur essendo entrati in graduatoria. Ecco, approfitto di questa cosa perché è un problema che abbiamo visto soprattutto. Sì, riguarda tutti. Quindi. E abbiamo visto soprattutto in Lombardia. Probabilmente soprattutto in Lombardia perché il numero di interventi era molto superiore, forse per questo, però io credo che qui ci sia stato un difetto ulteriore da parte di Regione Lombardia, ovvero quei progetti non avrebbero nemmeno dovuto stare in graduatoria, cioè la valutazione doveva essere preventiva, non ex post. Però da parte... che i comuni possono essere penalizzati? No, questo sì, diciamo il problema sono, è scusate. Che... Allora, qual è la problematica? Alcuni comuni sono entrati in graduatoria sul decreto del fare con progetti che erano stati già assegnati, già aggiudicati prima dell'uscita del bando del decreto del fare. Quindi io aggiudico, esce il bando, decido di partecipare col progetto che ho già aggiudicato, Regione Lombardia non fa nessun controllo, nessuna verifica da questo punto di vista, ti mette in graduatoria, io sono tranquillo che verrò finanziato, sto lì, aspetto il rimborso, e invece il rimborso, quando poi il MIUR ha fatto le sue verifiche, si è accorto che l'aggiudicazione era avvenuta prima dell'uscita di una certa data e quindi in automatico non ha dato il rimborso. Né lo darà. Abbiamo provato a mettere nel decreto mille proroghe, anzi adesso come si chiama, proroga termini, un meccanismo che consentisse di recuperare questo, ma ci è stato bocciato dal MEF, appunto, quindi non è riuscito a passare. Questo è un problema che si è verificato particolarmente in Lombardia. Attenzione a non fare lo stesso errore sulla graduatoria, sulla questione dei mutui BEI, perché soprattutto se sarete in fondo alla graduatoria ce ne accorgiamo fra 3 o 4 anni, non è una bella sorpresa, per cui mi raccomando attenzione da questo punto di vista. Ci sarà una circolare? Oh, ok, ci sarà una circolare su questo. Però attenzione, insomma, perché Regione Lombardia su questo credo che allora noi cercheremo in tutti i modi di trovare delle soluzioni e su questo secondo me bisogna andare a consulenza ad personam, perché ogni comune
fa storia a sé. Però attenzione, perché dal punto di vista normativo noi non abbiamo assolutamente nessuno spazio. Prego, avanti, avanti. Ancora. No, l'altra questione è la domanda che penso interessi altri. Decreto Bolletta 2012 pubblicato 2013, 275.000 euro previsti per Arcore. Lì non riusciamo a capire quei soldi lì, allora, dove sono andati a finire. Penso per noi, ma penso anche per tutti gli altri, non che uno pone, perché è la cosiddetta risoluzione Alfano. Ah, esatto. Gioachino Alfano. Niente che non è parente, è bloccata in questo momento nelle more di un parere del Consiglio di Stato. Ma non potete recuperarli voi sti soldi? No, Abbiamo provato a introdurre una norma della serie, che comunque sono soldi lì e io veramente impazzito. A introdurre una norma nel DDL. Su questioni grosse, no? Amianto. Noi abbiamo anche il problema del rischio sismico, che Lombardia. Sono 111 milioni e 8. Sono 111 milioni e 8 su base nazionale, quindi non stiamo parlando di poca roba. C'è un parere del Consiglio, perché lì sono stati finanziati anche edifici non pubblici, intesi come proprietà non pubblica, per cui il Consiglio di Stato ha sospeso questo provvedimento. Con il DDL, quando verrà poi votato e approvato dal Parlamento, c'è una norma che va a vagliare, a verificare tutti quelli che sono i finanziamenti in capo al MIT, perché questo è uno, probabilmente il più famoso, altri che si trascinano da 10 anni, da delibere CIPE del 2004-2005, per cui lì dentro c'è un mondo da scavare. Ecco, con questo DL apriamo il coperchio e andiamo a fondo il più tempo possibile. Ultima questione, in questa cosa c'entrano anche le province, perché noi abbiamo un problema anche sulle distanze scolastiche, cioè noi la nostra provincia, noi siamo diventati Monza e Brianza e per esempio abbiamo due questioni, Brugherio ed Arcore, edifici finanziati ancora dalla vecchia provincia di Milano, rimasti 7 milioni di euro per quanto riguarda Arcole e nessuno fa riferimento a questa. No, la provincia di Brianza non ha fatto domanda. No, ma questa del MIT o al decreto mutui? No, questa nuova può sì, entrare. Sì, certo. Possono entrare anche le province. Anzi, Regione Lombardia. Quindi sollecitiamo la nuova amministrazione di centro-sinistra della provincia di Monza e Brianza a darsi una mossa. Tutto ciò che è edilizia scolastica inteso nell'accezione più larga è ricompresa nel bando dei mutui BEI. Qualsiasi cosa, anche l'AFAM, l'alta formazione artistica e musicale, quindi un auditorium del conservatorio può essere finanziato con questo bando. E Regione Lombardia sulle province dedica una quota dedicherà salvo una quota parte del finanziamento. Prevede anche delle modalità di finanziamento differenti, il 100% al posto dell'80% sulle province. Sì, salvo modifica. Corti, comune di Desio. Volevo capire un po' meglio, presente, anche alcolica, non solo presente. Volevo capire, visto che la finalità, avete puntato molto sul fatto che è un provvedimento programmatorio, no? E quindi ci spingete sul fatto di presentare anche più domande, le domande sono due. Uno, il livello di dettaglio che ci deve essere a livello di progettazione, perché io oggi scopro finalmente che si fa programmazione, sostanzialmente seguivo opportunità e quindi è chiaro che la mia struttura, che aveva diciamo nel tubo certe attività da fare, adesso viene stressata per farle tutte quelle che servono. Però è chiaro, io ne ho uno di progetto che può essere operativo, ma gli altri quattro li devo preparare. Allora, che livello di dettaglio devono avere? Prima cosa. Seconda cosa, siccome mi si dà la possibilità di programmare, io posso già programmare anche la progettazione, cioè della serie, entro in una graduatoria con un livello di dettaglio, dopo, siccome vado avanti nello sviluppo, questo mi può portare una variazione della posizione di graduatoria? Se sì, in che modo? Ok, rispondo a due domande. La pianificazione triennale della regione si aggiorna anno per anno. Le modalità di aggiornamento in questo momento non sono inserite nel DM, ma ci sarà. Nelle pieghe operative del DM è comunque già in qualche maniera descritto. E questo, ecco, sicuramente saranno in qualche maniera aggiornabili la domanda dei progetti già presentati. Per il resto vediamo innanzitutto cosa raccogliamo, perché anche noi non abbiamo ancora idea di Regione Lombardia quanti progetti ci manda. Ce ne manda 1000, ce ne manda 800, 500... così moltiplicato per 20 regioni ci mette un pochino all'oscuro di quelli che sono i risvolti più operativi della questione. Rispetto alla programmazione della progettazione, che mi sembra una cosa molto intelligente da fare, noi vi daremo una mano. Nel DDL c'è un'apertura di un fondo rotativo per la progettazione.
cioè i comuni richiedono, perché in tanti casi, io più di una volta, lei è il ragioniere del comune di, ma io l'ho sentita anche per il comune di, sono lunedì e martedì qua, mercoledì, giovedì, venerdì, in questo, quell'altro comune, quindi c'è una difficoltà anche operativa di avere una struttura, soprattutto per i comuni piccoli, in grado di produrre in house la progettazione. Si riaprirà con il DDL, salvo modifiche, questo fondo rotativo per la progettazione. Era già stato fatto, era incardinato presso la Cassa Depositi e Prestiti, ma non l'aveva mai usato nessuno, proprio, ma veramente nessuno. Probabilmente perché non aveva avuto l'aggiornamento con la nuova finanza locale, quindi con le questioni del patto di stabilità. Chiaro, questa è una norma primaria, crea e proroga i termini. Poi ci sarà una norma secondaria, un DM o comunque un qualcosa di operativo che creerà le modalità di accesso e di utilizzo, regolamenterà l'uso del fondo. Però è un nuovo strumento con il quale l'amministrazione comunale, che non riesce con le proprie risorse economiche o organizzative di organico a creare una progettazione e a farla in maniera rapida, si potranno prendere le risorse, mettere a gara, se rimane questa l'operatività, mettere a gara il valore del progetto in quanto opere e somme a disposizione più il costo della progettazione. Nel momento in cui si prende il finanziamento, il valore della progettazione viene riconvertito al fondo in modo da farlo appunto rotativo, si prende e si ridà. Vedremo come diventa operativo, però nel DDL è inserita questa norma, quindi è un qualcosa che forse per le amministrazioni che giustamente fanno questo tipo di programmazione della progettazione, cerchiamo di venirvi incontro da questo punto di vista. Livello di dettaglio, sì, scusi. Allora, il livello di dettaglio è un preliminare o definitivo con appalto integrato, cioè si mette a gara anche la progettazione. Questa è una specifica di Regione Lombardia, intendiamo, noi non l'abbiamo posta, esatto, non è un criterio stativo, cioè non è vincolante l'ammissibilità della progettazione, non sarà necessario avere un esecutivo in mano per poter essere inserito in graduatoria, ma si potranno anche presentare preliminari appunto con progettazione integrata e sarà solo attribuito un punteggio inferiore. In questo momento è il 10 punti e 5 punti, poi vediamo cosa preliminare e o definitivo, no, o definitivo, vabbè, nel senso se sono più di uno, anche più di uno, però o preliminare o definitivo con appalto integrato. C'è proprio anche i sensi dell'articolo a cui potete trovare la normativa per fare l'appalto integrato, ma penso che insegnereste voi a me come funziona questa cosa. Ecco. È risposta a Benegono o no? Sì, la programmazione è rivedibile anno per anno, l'operatività però è ancora da definire bene. Io chiedo scusa, torno indietro un attimino. Noi abbiamo avuto la possibilità di sbloccare 800.000, sì, 100 Landoni con la minore, 140 spesi l'anno 2014 e il resto nel 2015. Fatti quattro conti, non li spenderemo tutti e quindi avremo un margine che potremmo rispendere sia sulla stessa struttura ma anche sulla scuola media. Non è possibile. Sono soldi nostri. DPCM, allora, un attimo, il DPCM dice: questi comuni sono sbloccati dal patto di stabilità per interventi di edilizia scolastica. Tutto quello che vogliamo. Non tutto quello che volete. No, edilizia scolastica presentata all'interno della lettera. Però è chiaro che se, essendo risorse vostre, noi non allochiamo niente, cioè non è un finanziamento per cui attribuisco una risorsa che era centrale ad un intervento locale, è risorsa dell'amministrazione. Se ci sono nuove priorità, rimodulate l'intervento. Sì, diciamo che bisognerebbe utilizzare lo stesso di edificio, cioè nel senso, se voi avete a posto che i bagni, le finestre, che sono diventate una nuova urgenza, fate le finestre, ma sì, l'edificio... Sì, ma per dire, adesso stiamo facendo un discorso nell'ambito delle elementari, che poi sono due edifici che possono, uno sul quale è il blocco maggiore, mentre per i soldi che si avanzano potrebbero essere in parte utilizzati sul blocco minore. Però una parte volevamo fare un intervento che era relativo all'amianto piuttosto che non all'impianto di riscaldamento, per un discorso ovviamente di abbattimento di costi. Il Premier individuava una scuola. Va bene. Ah, no, una scuola, nome e cognome.
se l'autonomia è la stessa, se l'autonomia scolastica è la stessa, non c'è problema. Quindi se è un comprensivo è quel comprensivo, punto. Beh, certo. Se parliamo, quindi anche due edifici, quindi due, anche due edifici diversi. Diciamo, il meccanografico della scuola è uno e siamo a posto. Se invece parliamo, se parliamo invece di due autonomie scolastiche differenti. Prego. Buongiorno, Osio Sotto, in provincia di Bergamo. Ricordo. Avevo un paio di domande. Una è riferita al finanziamento che noi abbiamo ottenuto relativa alla delibera CIPE del 30 giugno dell'anno scorso. Scuola sicura. Che andremo appunto a investire quest'anno, abbiamo già fatto l'aggiudicazione dei lavori. Nell'incontro che avevamo avuto a dicembre era stato detto che sarebbe uscito un decreto, piuttosto non ho capito se una circolare o un decreto, perché cambiava la modalità di pagamento che non seguiva la stessa dell'anno scorso, per cui si è avuto il problema di novembre, dicembre, eccetera, eccetera, ma si sarebbe demandato il pagamento alle regioni, e si ipotizzava una quota del 40% all'inizio lavori, 40% con stato di avanzamento e il 20%. Cioè, lei probabilmente questo l'aveva interloquito con la dottoressa Iandolo. Sì. Questa modalità è stata rivista perché aveva alcune criticità. Non si passa, cioè proprio storicamente penso che venga abolita la modalità attraverso la quale si erogano per percentuali non meglio definite, cioè lo stato finanziario e lo stato fisico dovranno sempre d'ora in avanti essere coniugati nel miglior modo possibile. A breve vi verrà fatta questa circolare operativa, verrà fatta comunque una dove verrà specificato delle credenziali, la modalità operativa, perché esattamente. I lavori dovremmo iniziarli a giugno e chiedono ma quando pagare? I lavori si possono, cioè l'aggiudicazione provvisoria era il termine del 28-2, cioè alcune amministrazioni, adesso ho chiamato un comune siculo l'altro ieri, che ha iniziato i lavori a ottobre, perché il termine era il 31-12 derogato al 28-2, ma si può iniziare anche prima. Ma siccome la scuola è aperta... No, vabbè, loro potevano fare un intervento a scuola aperta, non c'è nessun problema dal punto di vista operativo. L'unica questione è che quello che lei stava anticipando rispetto alle modalità di pagamento è stato rivisto, vi verrà comunicato a breve, ci sarà un software nel quale voi caricherete il SAL. Ok, perfetto. Ci lampeggerà come MIUR, vi lampeggerà come MIUR e si... Esatto, alla dottoressa Iandolo lampeggerà e si provvederà al pagamento. Okay. Quindi ancora meglio. Ancora meglio, vabbè, l'importante è sapere quando, poi ci dopo mancherebbe, uno rivende. La seconda domanda era relativa al bando della regione. Non ho capito se il finanziamento sarà fino all'80% o l'80%, che è una cosa ben diversa. Allora, in questo momento è un criterio per l'ammissibilità. Eh? Purtroppo in questo momento è un criterio per l'ammissibilità. Cioè voi per essere ammessi alla pianificazione dovete dichiarare, vedremo che documentazione vi chiederà la regione, di avere il 20% delle vostre possibilità amministrative. Però quindi non è più una provocazione. Cioè il punteggio è dal 20% in su, cioè se io propongo un intervento che al 70% me lo finanziano, 30 lo metto io prendo punti per ogni 0,1 parte di esso superiore al 20%. Sì, certo. No, nel senso che una riflessione che mi viene da fare è che una cosa bella del decreto mutui era che appunto era svincolato dal patto di stabilità, perché se avessimo potuto spendere risorse nostre fuori dal patto ce l'avevamo già da 5 anni a questa purtroppo parte. Non governiamo noi Regione Lombardia. No, certo. Appunto, se si può fare qualcosa a livello politico, noi non ha molto senso questa cosa, veramente non io con tanti di voi, anche quando abbiamo fatto un incontro in provincia di Varese, ho detto che noi abbiamo fatto conferenze con 20 regioni in schermo, Skype, in qualunque modo, anche tramite mail, quanto più in tempo reale possibile per averle tutte al tavolo. Abbiamo espressamente richiesto che questa sia una pianificazione, non un'assegnazione di risorse. Chiaro è che c'è chi ci sente e c'è chi po' meno. Anche perché la pianificazione sarebbe bello poterla fare anche a livello locale, nel senso che con tutti sì, i tempi che vengono stabiliti appunto dal Ministero. No, certo. E noi abbiamo fatto le corse per finire il progetto perché si dava per scontato che la cosa fosse e poi dopo... Un risultato l'abbiamo portato a casa, cioè Regione Lombardia è stata veramente massacrata dal punto di vista istituzionale con la questione spese tecniche e IVA. Bravissima, anche lì quest'anno le quelle da pagare. La mettono praticamente anche dove si deve firmare, che sono finanziate. Questo abbiamo portato a casa. Cioè che tutte le spese tecniche IVA sono ammesse a contributo, non c'è più una differenza per categoria di spesa. Chiaro, noi li volevamo portare a casa tutti e due, almeno una cosa è stata recepita. È veramente scritto penso 6 volte, 7 volte.
Sì, comunque adesso vediamo di capire cosa... Ecco, che non è detto che poi la notte porti consiglio. Cosa uscirà con la delibera, perché a me risulta che dagli uffici, quindi dalla parte tecnica, sia uscita una proposta che era un po' diversa rispetto a quella ventilata, ovvero dell'80%, vediamo di capire, c'è un'interlocuzione ulteriore da cui noi siamo tenuti fuori, ovviamente faremo le pressioni da qui ai prossimi giorni per capire cosa si porta a casa. Un anno di più non si può aspettare, perché i soldi, se no la BEI ce li toglie, no, però il... Ah, ok. Robbiate, Lecco. Allora, su questo decreto mutui, interventi di bonifica, vabbè, amianto, ne abbiamo parlato, avranno una premialità, ma una bonifica interna, io ho una scuola con una fibra vetrosa, pare cancerogena, che tipo, qui in realtà non è che esiste un gran progetto, è una manutenzione quasi straordinaria, tiro via queste fibre, volevo capire qua nel bando regionale quale sia l'ammissibilità o meno di queste spese, cioè sono ammissibili anche se in realtà un progetto, cioè, tecnico può anche non esserci, non è che è necessario averlo. Si passa per progetto, cioè nel senso ciò che si può candidare è un progetto, l'intenzione di spesa, per quanto capisco che l'intervento sia prioritario per garantire la conformità alle regole sanitarie dell'istituto, sì. Se non c'è il progetto non è candidabile, perché non c'è un quadro economico, perché non c'è un identificato in maniera univoca e irrevocabile l'oggetto della spesa. Beh, certo, il quadro economico sia chiaro, ma un progetto tecnico di un disegno di quello che deve essere fatto non è dura. No, cioè penso che sia proprio inammissibile più che, okay. Cioè nel senso non rientra nella pesatura, rientra proprio come criterio a priori, cioè c'è bisogno di una progettualità anche preliminare con appalto integrato, cioè significa fare un preliminare, il capitolato, quello che arriva poi all'esecutivo, lo può fare chi vince la gara, lo farà lui, cioè la progettazione viene delocalizzata da un consulente esterno, dal vostro ufficio, sì, la fa okay. Chi vince la gara, però bisogna arrivare al preliminare. Ok, grazie. Si conferma anche dagli uffici della regione, su questo c'è stata sempre grande chiarezza. Comune di Vertemate Gombinopolo, provincia di Como. Due domande molto tecniche. Noi abbiamo avuto un contributo come scuole sicure di 85.000 euro. Nel frattempo, cioè nel 2014, l'amministrazione è cambiata, quindi abbiamo poi rivisto il progetto, nel senso che l'abbiamo ampliato. Adesso poi abbiamo aggiudicato i lavori e rispetto, diciamo così, a quello che è stato aggiudicato è stato fatto un ribasso d'asta del 30%. Il ribasso opera sul progetto originario o sul progetto che abbiamo effettivamente mandato a gara, che è un importo superiore? Allora, il ribasso opera sul progetto che avete mandato a gara. Il finanziamento opera sugli 80.000 euro. Come vi verrà rettificato il ribasso rispetto agli 80.000 euro di finanziamento, però è una questione veramente un po' troppo operativa per discuterne in questo modo, ci diamo i contatti e vediamo di darvi una risposta. Comunque il dato di partenza è quello che mandiamo a gara. Sì, però questo per forza è così, cioè nel senso il ribasso si fa su ciò che io bandisco, nel momento in cui però il progetto è stato rivisto e quindi il finanziamento era attribuito agli 80.000 euro, il finanziamento continua a essere attribuito agli 80.000, sia come specifica tecnica che come valore del finanziamento. E l'altra domanda era invece sul decreto mutui. Noi abbiamo un progetto di riqualificazione della palestra scolastica, per il quale abbiamo già in corso, diciamo così, non è ancora una domanda, ma avremo la possibilità di accendere un mutuo con il credito sportivo, che però ha una determinata scadenza per la presentazione della domanda. Quando noi possiamo avere la certezza che il nostro progetto è in graduatoria del decreto mutui? Allora, se le tempistiche... Facciamo un passo indietro. Le tempistiche del decreto mutui: 30 aprile invio delle regioni, 31 di maggio risposta del Ministero dell'Istruzione, 1 di giugno, 3 giugno conoscenza o meno del finanziamento da parte della regione. Poi, chiaro, vediamo cosa fa la regione. Queste sono le tempistiche per noi
possibili, perché voglio dire, non è che non siamo più con la penna e la carta, c'è un computer per cui io faccio scalare il finanziamento, il numero di interventi, in 20 minuti so quanti interventi ho finanziato. Quindi queste sono le tempistiche, poi avrete fino al 30 ottobre per l'aggiudicazione provvisoria o definitiva. Adesso bisogna vedere, perché c'è un decreto ministeriale in firma al ministro, che non ho appena finito la questione DDL, parte con questo decreto, lunedì martedì viene firmato e lì avrete un pochino anche le norme, cioè i termini derogati rispetto al precedente DM scritti nero su bianco con tutto quello che vi serve. Come per scuole sicure, quando voi sapete di essere finanziati, cioè quando vi arriva comunicazione ufficiale da parte della regione, potete partire con le aggiudicazioni. Il termine del 30 è per ritirarvi il finanziamento nel momento in cui non lo rispettate. Aggiudicate il primo di agosto, tanto meglio, si lavora quest'estate. Quindi poi l'ICS ha delle tempistiche un pochino più lunghe, quindi candidate entrambi, cioè lo stesso progetto da entrambe le parti, anche perché uno è oneroso, l'altro no, quindi chiaro che è preferibile. Buondì, Sassi, Ciarro all'Ambro, e ci siamo sentiti per telefono, sì. Grazie. Sì, 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 sì. Però, visto che ho sentito martellare abbastanza intensamente sulla quota di cofinanziamento che il Comune deve mettere, sì, e che nella nostra idea erano, diciamo, asset, quindi andremmo, sì, all'appalto con permuta, e quindi quel 20-30, quello che sarà, insomma, la parte da cofinanziare, sarà valore dell'area, non ci sono problemi, cioè perché in qualche modo esce comunque dall'operazione patto, in quanto non venderemmo ma cederemmo la proprietà. Sì. Io non voglio, cioè nel senso, non voglio farlo scaricabire, però è una questione che è la regione a dovere, cioè se seguo la mia logica vi do una risposta, non potendo seguire la mia logica bisogna aspettare la regione che cosa decide in materia. È chiaro, noi da parte nostra vi offriamo il supporto, cioè possiamo contattare la regione per una situazione puntuale, limitata ad una risposta che possiamo ottenere al telefono e darvi una risposta. Nel caso in cui consiglieri regionali, sì, ci siamo già andati, onorevoli, che devo dire onestamente sono super attivi, perché ho contatti con tutti, sappiamo, quelli della Lombardia, e abbiamo già approfittato. E diciamo, richiesta vostra, ci siamo anche noi senza problemi. No, ecco, però non le posso dire oggi se l'asset come cofinanziamento è accettato. Sicuramente dal punto di vista contabile avete già fatto i vostri controlli con la ragioneria, si può fare, però certo, dal punto di vista, diciamo, dell'ammissibilità di un cofinanziamento coperto in questa maniera è una scelta della regione. Ecco, però noi siamo proprio quel comune, per cui Pizzul che citava prima, che effettivamente viene rimesso, speriamo, perché ancora oggi non mi hanno dato conferma, però nella graduatoria di questo bando che Regione Lombardia ha fatto il 28, sì, e per il quale, diciamo, avevamo avuto esclusione per tutt'altra questione, e quindi l'aspetto finanziario viene da dire che è già stato superato. Ecco, se fa riferimento al 2377, quello che si è chiuso a novembre. A novembre, ecco, sì. Allora, in teoria Regione Lombardia parte. Ha già detto di sì. E sì, ma anche se voi non fosse stati finanziati, in teoria Regione Lombardia utilizza quella programmazione a scorrere sul decreto mutui. Ecco, ma infatti vediamo quando esce la delibera e come ci relazioniamo con Regione. Ecco. Bisogna vedere la delibera. Cioè non è ancora detto, insomma. No, perché la delibera, cioè nel senso, noi abbiamo una relazione operativa con Regione, per cui qualcosina in più lo possiamo venire a conoscenza, però è chiaro, cioè noi lavoriamo al lato amministrativo e poi la delibera che ci darà la risposta e l'ufficialità di ciò che Regione farà. Però ecco, senz'altro noi siamo operativissimi, per cui chiamateci, ci sentiamo, senza volere. Scusi, se ho capito bene, il 30 aprile la Regione presenta le sue, sì, graduatorie, e il 31 di maggio voi pubblicate queste graduatorie? No, non noi. Noi entro il 31 di maggio le unifichiamo e le vagliamo, cioè le approviamo, nel senso che il controllo ha approvato che sono in conformità con il DM. Questo vuol dire, eccetera, che avete una revisione sulle graduatorie regionali? Se per revisione intende dire che la regione non candida progetti che riguardano il rifacimento delle strade, sì. Però noi rifacciamo in modo che ciò che il DM precisa sia sicuramente atteso, cioè che la cornice normativa nella quale la regione si insiste sia stata rispettata. Dentro, bene o male, può fare quello che la Costituzione concede alla regione di fare. Al di fuori lo concede il DM, se sono andati al di fuori si rivede. Però non credo, ecco, cioè, veramente sarebbe un po' eccessivo. Sì.
un'altra, visto che parlava di quello del bando di novembre, sì, della Regione Lombardia, che molto probabilmente c'è un tentativo di far entrare una parte di questo in questo? Sì, cioè, ma nel senso non è una questione solo di Regione Lombardia, è una questione che le regioni hanno già delle graduatorie presenti, devono capire cosa fare delle graduatorie. Però vi assicuro che con la Regione Lombardia c'è una bella contrattazione aperta, cioè nel senso... Ok, grazie. Lavoriamo tanto con loro, ecco, speriamo che... Stavo dimenticando. Allora, prima di andare verso la conclusione, poi ci ha raggiunti anche il capogruppo Enrico Brambilla, temo che non puoi scappare, devi dare qualche riferimento. No, pensavo di venire dopo. Allora, la mail alla quale rispondiamo, posso assicurare, è scuole@governo.it. Il numero di telefono, non il mio, è lo 06 67 79 78 50. Tendenzialmente rispondiamo dalle 8:30 alle 7:30, 8:30 19:30. Mi chiedono il mio cellulare, non lo do, qualcuno in sala sicuramente già ce l'ha. No, vabbè, adesso a parte gli scherzi cerchiamo di togliere tutta quella che è la formalità del rapporto, nel senso il lei, il voi, il noi e l'utilizzo del cellulare, perché capiamo che quando il bisogno c'è, quando io devo mandare gli alunni a scuola, cioè, è una questione che prescinde dalla formalità e dall'utilizzo di un canale istituzionale fino in fondo, però dall'altra parte non posso nemmeno buttarlo via, ecco, perché quando c'è stato i due DPCM, cioè l'ho dovuto tenere spento perché non si poteva non si poteva lavorare, quindi sarebbe controproducente darvelo. Ci sono degli esempi in sala che sanno bene che cerchiamo di darvi veramente una mano fino in fondo. Chiaramente abbiamo anche noi dei limiti, a volte si fa una richiesta, domani vi le daremo risposta, domani non vi viene data risposta, ma non perché noi non abbiamo preso in mano la questione, perché banalmente per la situazione del Comune di Arcore ci si scontra contro una struttura ministeriale, il MIT, veramente da coinvolgere in questo processo di, diciamo, demolizione dell'aspetto burocratico ministeriale che sta partendo con il DDL scuola fino in fondo, ecco, sulla questione MIT, con il MIUR ormai. Sì. No, battuta di spirito, non ci crede nessuno che l'amministrazione di centrosinistra quando si parla di arte. Cioè, ma vi assicuro che a Roma è una cosa che sgranano gli occhi quando gliela si dice, ecco. No, tra l'altro, per quanto riguarda il tema invece del lato regionale, come peraltro già vari di voi hanno fatto, teneteci informati anche delle vicende, perché benissimo l'interlocuzione nazionale, però per seguire in parallelo la questione e fare le giuste sollecitazioni è utile che ci teniate aggiornati anche sul piano, anche perché è super efficiente, sul piano regionale. Cioè, di questo, è super efficiente, cioè noi difficilmente perdiamo attraverso la comunicazione ai consiglieri regionali, parlamentari, la necessità, cioè riusciamo sempre ad avere traccia completa, anche per noi è anche un veicolare, cioè se io la risposta la do a un comune, il comune ha la risposta, se io la do a un consigliere regionale, se la do a un parlamentare, tutti quelli che entrano in contatto con questa persona hanno la risposta, anche da parte nostra diventiamo più efficaci ed efficienti, con questo chiamateci, chiamateli, fate quello che più ritenete opportuno, però utilizziamo anche questo tipo di comunicazione. Sì, prima di andare sulla conclusione, per segnalare le vicende, le cose sul versante regionale, potete utilizzare la seguente mail, che è francesca.cunego@consiglio.regione.lombardia.it. Sembra i Promessi Sposi come lunghezza. Allora, francesca.cunego@consiglio.regione.lombardia.it. Se volete inviarla ai consiglieri regionali, basta che prima della chiocciola mettiate nome, punto, cognome
e automaticamente raggiungete anche gli sciagurati. Detto questo, io cederei la parola per un saluto conclusivo. Solo nello stile molto concreto e rapido che ho capito ha contraddistinto il pomeriggio. Innanzitutto ringraziare per la grandissima professionalità e puntualità i nostri interlocutori di oggi. Seguendo quanto diceva ora Fabio Pizzul, io credo che noi qui in Regione ci dobbiamo muovere su un doppio livello. Quello prettamente politico, da lunedì, nel momento in cui avremo in mano la delibera, e cominciare a fare un'azione politica per cercare di reindirizzarne alcuni contenuti. Su questo potrebbe non essere inutile che anche qui ci si confronti anche con qualche espressione da parte dei consigli comunali o delle comunità locali delle nostre province, cioè su questo, sul taglio da dare alla delibera, cioè potrebbe essere utile che facciamo convergere la nostra azione politica in consiglio regionale come gruppo di minoranza con qualche sollecitazione che all'assessorato dovesse giungere direttamente dai comuni o dalle province. L'altro versante è quello invece di coordinamento dal punto di vista della conoscenza dei fabbisogni, delle questioni più di merito, di dettaglio, che ci può consentire di costruire anche per noi una piccola base di conoscenza sulla quale poi sviluppare le nostre attività, le nostre azioni. Grazie a tutti e buon lavoro a tutti quanti.